Buonasera, benvenuti, bentrovati col nostro consueto appuntamento del lunedì sera in compagnia mia, in compagnia di Boraffi e in compagnia soprattutto della mia voce che, sebbene non al 100%, sembra tornata. Quindi la prima buona notizia che condivido con voi è che dopo una settimana di antibiotico e di cortisone il mio stato di voce è un po' più accettabile. Non è al 100%, quindi vi chiederò di aiutarmi durante tutta la trasmissione nel seguirmi e aver pazienza quando sentirete magari qualche piccolo calo di, di timbro. Eh, ben trovati, grazie dell'accoglienza che ci avete dato già la settimana scorsa, in cui abbiamo ripreso le nostre trasmissioni. Vi ricordo il nuovo palinsesto, il lunedì, il venerdì con la numismatica, il martedì con la filateria. Abbiamo ridotto sì gli appuntamenti, ma abbiamo voluto concentrare un pochettino meglio la nostra proposta e quindi essere un pochettino più eh, attenti nel selezionare, avere più tempo per selezionare le migliori proposte. E quindi prendete l'abitudine la, di segnarvi appunto questi appuntamenti il martedì con la filatelia e il lunedì e il venerdì con la numismatica. Questa sera ho fatto esattamente quello che non avrei dovuto fare, cioè avendo ancora questo piccolo inghippo della voce, forse avete dovuto portare otto pezzi non troppo impegnativi e presentabili. In realtà, voi lo sapete, il lunedì è anteprima, il lunedì è serata ormai di tradizione, il lunedì io lavoro per voi, per le primizie, quindi stasera abbiamo una trasmissione molto interessante, ricca di blocchi che sono le banconote, che sono le monete greche, le monete romane e le monete d'oro dell'Otto Novecento che tanto stanno eh, giustamente incuriosendo e interessando tutti voi. Quindi bando alle ciance, un saluto ai Ilario al il centralino, un saluto a Alberto alla camera, Enrico alla regia, a tutti voi all'ascolto, centralini già aperti, chiamate, chiedete di vedere, di approfondire. Ecco, il ritmo sarà abbastanza rapido, quindi laddove ci fosse una moneta e vi colpisce, fate quello che fate normalmente, ma lo dico per i nuovi telespettatori: chiamate e dite al centralino: mi fate rivedere per cortesia quel cento lire, quella moneta d'argento, quella moneta di romana greca. E Ilaria, che è qui a governare il centralino, mi darà l'indicazione. E io mi fermerò e vi farò la attenta e opportuna presentazione. Allora, passeggiata nel nostro set, l'abbiamo voluto stasera organizzare anche in maniera un po' più devo dire museale se mi posso permettere perché quando ho a disposizione una simile offerta di monete d'oro a prezzi straordinari io non posso che mettere in condizione tutto il mio pubblico di scegliere. Quindi stasera amici miei andiamo a vedere la ricchezza di questo eh, nostro tavolo con un 100 lire del fascio e un 20 lire del fascio, quindi abbiamo stasera una coppia straordinaria di Marengo e 100 lire del, del 23, quindi il famoso fascetto e fascione, avete appena direi, intravisto il 50 e il 100 lire Italia su Prora, abbiamo il 100 lire di Umberto, il primo 100 lire unico coniato da Umberto I, abbiamo attenzione anche un 40 lire di Napoleone, Bonaparte, Re d'Italia, Re Imperatore e poi seguiranno no, non meno importanti un 50 lire del cinquantenario e un 80 lire di Carlo Felice. Le stiamo vedendo così rapidamente, ma proprio perché è una passeggiata nel set. Ma mi rivolgo da subito a tutti coloro i quali, anche nelle settimane, eh, la settimana scorsa, nonché l'anno scorso, hanno eh, mh, posto particolare attenzione a tutto ciò che ha a che fare con la monetazione in oro, la monetazione in oro di Casa Savoia dell'ottocento, del novecento. Questa sera abbiamo veramente una panoramica meravigliosa. La qualità di queste monete è molto interessante, il rapporto prezzo-qualità lo è ancora di più. Eh, vi ho dato già qualche spunto, quindi fascetto, fascione, Umberto, Carlo Felice, 50 lire del cinquantenario che è un po' che non avevamo, la coppia se, diciamo dell'Italia sul pro del littore, il Napoleone del 40 lire. Se già qualcuna di queste, eh, di queste monete di fa musica nella vostra raccolta, chiamate già Ilaria vi dai i prezzi e io entro immediatamente. Poi ne prenderemo una per uno e l'andremo la a vedere. Allora andiamo avanti. Qui c'è la prima sorpresa della serata, ma credetemi, a volte si pensa che la difficoltà sia quella di trovare le monete d'oro e in parte è vero perché sono state coniati in un numero eh, relativamente basso, ma parlando di Regno d'Italia, c'è una serie davvero complicata da trovarsi, bella e questa serie è la serie cosiddetta dell'impero, cioè di quelle monete coniate nella fine, a metà degli anni 30, in particolare nel 1936, che mh, furono coniate proprio da, eh, dalla zecca di, di Roma, da diciamo, Vittorio Emanuele III, per, e che rappresentano le ultime monete che hanno un valore intrinseco ancora considerevole. Perché? Perché non sono fatte in argento, perché ormai d'argento non si poteva più, Vivere. fermati qua, ti prego, ma eh, sono fatti di nickel e quindi ancora una materia prima nobile, cosa che poi si smise di fare. Bene, questa sera, riesci a inquadrarmi le prime quattro Alberto, quindi da sinistra? La, mh, quella di destra in realtà è sempre dell'impero, ma ci arriveremo. Questa serie è una serie completa della monetazione del 36, quindi 20 centesimi, 50 centesimi, una lira e due lire impero. Dove sta la grande notizia? La qualità di queste quattro monete e il prezzo. Pensate che parliamo di 90% per la moneta di sinistra, il 20 centesimi, 75% per la lira, 80% per il 2 lire e 75% per il. Eh, per, per la lira era. l'80% e 75% per il 2 lire. Perché mi eh, entusiasmo? Perché normalmente queste monete si trovavano al, al 50%, vedete hanno la doppia datazione dell'anno eh, solare dell dell e dell'anno dell'era fascista. Quindi cosa succede? Che tutti coloro i quali amano collezionare le monete del Regno d'Italia spesso si trovano a inseguirne una per l'altra e non sempre in grande qualità. Allora su queste voglio dare subito una indicazione. Allora noi abbiamo possibilità di offrirvi una per l'altra queste monete, quindi... Se qualcuno di voi ha già un esemplare piuttosto che l'altro, può chiamare e dare la priorità per questa moneta. In realtà, amici miei, l'intero lotto delle quattro monete, 3.840, costerebbero tutte e quattro, 3.750 euro. Il lotto 19, eh? l'abbiamo chiamato la serie impero, cioè l'abbiamo la chiamato, è la serie impero del 36, 3.750 euro. Tutte e quattro... Andate immediatamente a fare un'acquisizione che va a portare la vostra collezione, attenzione! attenzione non ci limitiamo all'oro. Ecco, l'oro sicuramente ha dalla parte sua la rarità e la bellezza dell'intrinseco. Dell Ma come sempre la numismatica è fatta di rarità. Una serie impero del 36 completa in questa qualità, e vi faccio vedere perché ci tengo. Ci tengo particolarmente a questa, a questa serie perché è una di quelle cose che non porto mai, perché non ho mai bella. Guarda qui, Moneta del Regno: eh? okay? questo è la, la, il nostro catalogo. Serie impero, 20 centesimi. Attenzione, coniazioni bassissime, 117.000 pezzi nel 36 per la circolazione. 50% la qualità media. Poi, 50% per il 50 centesimi impero. Tra l'altro, una curiosità: questo volto che si vede sul 20 centesimi è il volto della Claretta Petacci, la compagna di Benito Mussolini, il re, in qualche maniera più che altro Romagnoli, volle dedicare a questa figura femminile importante e centrale questo, questa moneta. La lira e il due lire impero, vedete: 50 e 50. Quindi, quindi quindi sono esattamente tutte e quattro al 50%. Le qualità di stasera le vado a ribadire, 90% per il 20 centesimi, 50 centesimi al 75%, la lira all'80% e il 2 lire al 75%. Il prezzo totale, se volete i singoli ve li do, 3.840, 3.750, io in realtà, prima di dare le quotazioni singole, che poi sono 1230, 900, 800, 900, qui parliamo di monete, tranne la prima di sotto i 1000 euro. Vorrei preferire la conferma di un unico amico che le prende tutte insieme e quindi la tengo un attimino ancora come offerta unica. Andiamo avanti perché c'è un'altra chicca, e questa sì che è una chicca, perché nel 1936, amici miei, oltre a questa serie che doveva circolare, la serie Impero, quindi la centesima, la lira, il due lire, lire, lire andarono a realizzare anche un venti lire. I venti lire d'argento li abbiamo incontrati parlando di Elmetti e Littore degli anni 20, del 26 del 27, vi ricordate? Quando, quindi, il Marengo non è più esistito come moneta, era una moneta d'oro ormai eh, che non si poteva più coniare, si iniziò a coniare monete in argento. Nel L'otto 10 confermato va bene, l'otto 10 confermato. Il signor Giorgio, sì, volentieri. Allora, facciamo così: però, in dedica al signor Giorgio, mi, dai, mi prendi il Napoleone, anzi, se non sai quale, mi alzo io. Fai un frizz qualcosa. Eh, così lo trovi, Alberto. tu L'ultimo che abbiamo promesso, sai. Eh, guarda, vengo io. Dai, vengo io. State lì, eh? eh, sì, ma vengo io. Guarda, però, vai a metterlo bene in vista perché lo dedichiamo al signor Giorgio che giustamente lo ha saputo. Identificare tra la nostra proposta, vedete amici, eh, avete visto mezzo Lorenzo perché mi sono alzato. Eh, si fa così: eh, io vi ho citato le, le monete. Il signor Giorgio ha sentito parlare di Napoleone, ha colto l'importanza della moneta, la bellezza della qualità perché è un bellissimo 40%. Oh, attenzione, tutte queste monete circolavano. Ecco, non, non immaginiamoci un mondo perfetto in cui la moneta veniva coniata e messa via, queste monete circolavano, questa moneta circolava nel 1813 con Napoleone Bonaparte in Italia, quasi signor Giorgio che meraviglia, e se è già come credo un nostro cliente, eh, eh, lo sa che in televisione si vedono un quarto bene di quanto sono belle dal vivo, quando tu vedi un Napoleone con quei capelli, con quella ben in ordine, eh? mi sto sbagliando io? Ah, eh, è un 50%, chiedo scusa, ragione Ilario, entra pure, Ilario, eh, non ti preoccupare, stavo dicendo io una sciocchezza. Eh, quindi è un 50% addirittura, quindi superiore alla media, eh, ma infatti è vero, parla la lingua della bellezza. Quindi se va bene, direi, signor Giorgio, complimenti, il lotto numero, quindi 10 lo andiamo a escludere, confermato, e torniamo ai nostri al 20 lire del 36. Ci tengo al 2036 del 1936 perché credo che sia una moneta che mai appassa sui nostri schermi. Nel 1936, come vi dicevo, Vittorio Emanuele III vuole, fortemente vuole, una moneta grande. Cosa vuol dire una moneta grande? Una moneta che gli permetta, cosa che non è riuscito a fare, adesso ve lo faccio vedere, <ride> sulle monete da un centesimo, da una lira da due lire, cioè indicare il suo status di imperatore. Vedete questo imperatore come ricorrente? L'imperatore romano, l'imperatore eh, Napoleone che si definisce re imperatore d'Italia e Vittorio Emanuele III non era da meno. Questa l'andiamo a mettere nel nostro espositore, Alberto, perché è troppo bella. Questo, amici, eh, è. Adesso ah, potevi fare un frizz, forse bello. va bene. Eh, il ventiliere e eh, ventilier quadriga, chiedo scusa, quindi nasce in un'attiratura ridicola. 10.000 esemplari soltanto immaginate che l'Italia è fatta di milioni di persone, perché fai 10.000 monete? Le fai per soddisfare appunto un'esigenza che era quella di accontentare Sua Maestà Vittorio Emanuele III ehm, nelle monete da mh, un centesimo prendiamo il 2 lire che è il più grande eccolo qua ecco qua il 2 lire adesso non, non um, quando arriva la telecamera ve la faccio vedere questo è il 2 lire della serie impero quella che vi ricordo è ancora disponibile a 3,750 completa eccolo qua questo è il diritto Vittorio Emanuele III re e imp e imp, non imperatore e imp stava un po' stretta questa cosa a Vittorio Emanuele III questa moneta fate conto che ha un diametro di 29 mm quindi già 3 cm non piccola, ma non c'era lo spazio sul rovescio, la bellissima aquila da lì spiegate ricorrente sulle monetazioni di Vittorio Emanuele III. Quindi eh, una moneta emessa in un quantitativo minimo qual è? Il 20 lire quadriga, andiamo a vederlo. <ride> ah che meraviglia. Settimana scorsa, venerdì, abbiamo portato, l'avete confermato, un saluto signor Pasquale sempre, grazie per la sua attenzione, il 20 lire eh, littore, avete confermato gli elmetti, ecco questo, eh, via. ecco questo è il capolavoro che chiude la collezione del Regno d'Italia, perché questa moneta è l'ultima moneta d'argento coniata in Italia, quindi si ritorna a coniare in argento, a differenza di quanto vi ho appena detto per la serie della lira, del due lire, del centesimi, che sono in nickel, e si ottiene il 20 lire, con un titolo d'argento molto alto, perché si torna a fare un argento 800, così come quello del 20 lire littore, 33,5 mm, un'Italia rappresentata da questa figura femminile che porta conduce una quadriga allineata, infatti questa si differenzia dalla famosa quadriga briosa, no? quella esplosiva, è eh? un saluto a Novara dove ricordo per presente l'ultima quadriga briosa che abbiamo avuto possibilità di, di, di presentare. Ecco, andiamo a vedere il diritto perché scopriamo qual è il mistero, eccolo qua, Vittorio Emanuele III, re e imperatore, finalmente eh, la dimensione generosa di... 33 mm permette la scritta l'incisione imperatore e quindi imperatore di che? chiaramente di Etiopia imperatore delle terre d'oltremare terre che avevamo conquistato e che Vittorio Emanuele III quale era eh, ne era imperatore di, voleva che questo fosse segnato questa moneta però viene tesorizzata dagli italiani perché poi di lì a poco una grande guerra andrà diciamo, a creare la necessità Ehm, di, di, di monetizzare l'argento in quanto tale, l'argento a titolo molto alto. Il risultato è che sono andate disperse. Questo è quanto il catalogo ci indica essere quello che ci si deve attendere di quando c'è un 20 lire quadriga: un bel 60% eh, è già un ottimo risultato delle 10.000 presenti. Attenzione ai falsi, sempre eh, perché ne parliamo sempre troppo poco. Ma attenzione alle monete false. Quindi fate attenzione quando andate a scegliere e quando costano troppo poco. Hm? Fatemi dire così. Questa è la sorpresa di stasera: 80% di qualità. È fior di conio questa moneta, praticamente, considerando lo status generale in cui si trova questa moneta. 80% di qualità. Ma amici, quell'80% di qualità. Non significa superare nemmeno i 6.000 euro perché siamo a 5,6, il lotto 18, 5,6 per il 20 lire della quadriga lenta, cosiddetta della quadriga impero. Un pezzo che non deve mancare in nessuna collezione. Vi dirò del Regno d'Italia sicuramente, di Vittorio Emanuele III sicuramente, e aggiungo di Marenghi, perché chi colleziona i Marenghi sappia, amici miei, che eh, i marenghi d'oro, è vero, esistono, sono la, la collezione. Ma ci sono tre monete da 20 lire che bisognerebbe avere per avere la completezza di quella che è l'unità che sta dietro il marengo. 20 lire: elmetto, 20 lire: littore, 20 lire: quadriga, impero. Quindi una chicca, bellissima questo 20 lire della, della quadriga. Allora, visto che bevo un goccetto d'acqua. Poi pazientate un istante. Eccola qua la quadriga pronta per accogliere la vostra, la vostra attenzione. Allora noi stavamo facendo una carrellata, Alberto, in realtà come sempre siamo andati. Mi piace tantissimo però, ancora un attimo, tornare sull'altra parte dell'impero, cioè su quelle quattro monete che sono la, il centesimo, il 25, la lira e il 2 lire, il 20, il 50 centesimi, chiedo scusa, la lira e il due lire, la serie impero completa. Guardate, mh, è, è entusiasmante, uh, è talmente bella che voglio. Tanto stasera una serata un po'. Enrico, eh, Alberto riusciamo a mettere tutte e quattro lì vicino? Eh dai, strett, vicino vicini, vicini vicini, dai. Facciamolo questo perché sono talmente belle, sono in qualità 80-90% 75. Che prenderle a 3840 è il suo prezzo. Prenderle a 3,750 è un'attenzione, ma un'attenzione che fa risparmiare, sia sì, il ladio di me. Il signor Carlo ha confermato l'8.18 la quadriga. Il signor Carlo, no, va, va, va. Eh, il signor Carlo, mi dai una telecamera perché mi, mi prendo un po' di, di così di sorrisi, spero. Eh, la mia, la mia eh, memoria, anche se ormai comunque perdo colpi, mi ha portato a ricordare quella quadriga, quindi questa è veramente la, la, la vicina. E se mi posso permettere, poi come sempre, intanto al punto la quadriga, la andiamo a confermare e escludere, la, eh, voglio dedicarle in visione queste quattro monete che ehm, completano la serie dell'impero, perché la, la serie imperiale... Di ritorno al Terzi del 36 si compone di queste, queste monete, di queste quattro monete e della, del ventilier. Poi ci sono delle monete in rame, ma quelle sono già presenti nei nostri lotti di collezione. Adesso Alberto sta facendo un grosso sacrificio, ma credo che il risultato valga la pena. Le voglio mostrare, le tengo un attimo in priorità per lei, come sempre, senza impegno, poi se nel caso ci, ci avvisa, perché cosa succede? Questa è una serie, amici miei, che Uh, si fa perché poi vi dico guardate non c'è mistero andiamo a vederla il 20 centesimi eh, ecco il 20 centesimi guardate che bella la moneta di sinistra è offerta al 90% al 90% vuol dire prossima al conio a 1230 ed è la moneta di sinistra il 820 eh, facciamo che dirvi dai Enrico così abbiamo fatto bene il nostro mestiere mettiamo, il, mettiamo le, le le, le, le grafiche, poi Alberto, tu le giri. 20 centesimi in pero, la moneta di sinistra, c'è sempre il volto di Vittorio Emanuele III, chiaramente, e poi sul rovescio la claretta Petacci. La seconda moneta è 50 centesimi, sono in nickel queste monete, e al 75% di qualità, costa 910 euro. Il rapporto di rarità è analogo a quello di prima, evidentemente, quei 15 punti di qualità vanno a, a incidere. La lira impero, la terza da sinistra, è all'80% l'8,22 e viene offerta a 800 euro. La quarta moneta, l'8,23, viene offerta al 75% a 900 euro. Allora, a questo punto il discorso qual è? Ehm, le serie d'argento, le serie del regno, sempre più interessanti. Quest'anno lavoreremo tanto sul regno, sul regno di Sardegna, perché c'è... Sicuramente tanto da aggiungere. Eh, questa è la classica serie che ogni vostro funzionario, direttore di negozio, chiunque vi segue, eh, tende a portarvi magari una alla volta quando c'è, cercando di portarvela bella. E allora poi si trovano i 40, si trovano i 50, qualche volta i 60. Questa evidentemente arriva insieme alla quadriga eh, del 20 lire appena confermata da un un'unica grande, un grande collezione che. Ha potuto godere della grande qualità. Guardiamoli questi, questi rovesci, e a quel punto chiamate pure se qualcuna l'avete già e quindi dovete completarla. Però mi piacerebbe eh, che si potesse dire invece che la somma a matematica dei 3.840, cioè il prezzo di listino delle quattro monete, si possa dire 3.750 euro. Claretta Petacci alla sinistra sulla moneta più piccola, del 20 centesimi impero. E poi Tre Aquile, eh, eh, di ricordo perché le Aquile? Eh, perché si ritorna alle Aquile legionarie romane, perché chiaramente l'ispirazione del Ventennio arrivava di lì. Non ci sono stato troppo, credetemi, è una serie su cui ehm, ci, mi piace tantissimo soffermarmi perché è cosa da consigliare. Benissimo, allora proseguiamo però, intanto la lascio alla vostra attenzione, con il, la visione di tentato eh, della nostra pseudo carrellata perché eh, avevamo iniziato, ma come sempre e poi torniamo sulle monete d'oro perché sento che ci sono già un sacco di richieste. o oh, la collezione di banconote della Repubblica la settimana scorsa avete visto, confermato il regno. Questa sera potete godervi la bella collezione di Repubblica e quindi se ci fosse già qualcuno all'ascolto può chiamare, io molto volentieri andrò a raccontarvela allora vediamo un po' cosa succede qui grazie a lei. eccoci qua ci vedete bene fatecelo sapere abbiamo potenziato la nostra presenza siamo tutte le nostre puntate le facciamo su due canali 127 e 129 siamo sull'82 del digitale siamo sull'825 di Sky quindi eh, andiamo a vedere le monete antiche, perché giustamente c'è il popolo delle, che ama le monete antiche che dice ma stasera non mi, non mi fate vedere niente che mi piaccia, ho oh, delle, oh, delle monete meravigliose dell'antica Roma e una in particolare, una moneta d'oro, voglio poi dedicarla, devo dire, eh, a una eh, meravigliosa coppia di eh, collezionisti. Allora, stasera abbiamo un aro di Nerone giovane, quell'audi Nerone pre-riforma monetaria che fa battere il cuore a tutti i collezionisti, un Nerone irriconoscibile e poi amici qui mi devo alzare in piedi perché è talmente bella, è talmente importante, e talmente rara che quel, quel traiano centrale entusiasmerà e della moneta che voglio appunto eh, lo dico subito per cor correttezza. Dedicare alla signora Rosa, al signor Luigi, quindi eh, sta, se siete all'ascolto vi prego di concentrarvi perché tra un minuto ci arrivo. Poi abbiamo un Teodosio d'oro. Ehm, allora Alberto, proprio perché fammi ancora una piccola panoramica su questo e poi andiamo a mettere quel traiano in visione proprio per gli amici, perché ho tre sesterzi uno più bello dell'altro, ho tre sesterzi uno più bello dell'altro a completare questa, questa, questo espositore. Sono i sesterzi di. Vespasiano, Domiziano e Antonino Pio, adesso li vediamo, Vespasiano, Domiziano e Antonino Pio, grandissima qualità, i sesterzi ve li strappate letteralmente di mano, scusatemi l'espressione, perché? Perché sono monete affascinanti, storicamente, dal punto di vista numismatico, dal punto di vista fisico, sempre difficili da trovarsi molto belle, quindi in questo caso abbiamo un... Antonino Pio scusa, al, ehm, al 35%, un Domiziano al 30% e un Vespasiano al 30%. Eh, monete tutte intorno ai 2000, 2005, 2006, eh, ci entreremo tra un istante. Ma voglio passare subito, perché altrimenti non sono coerente con quanto ho promesso, a mostrare questo gioiello agli amici eh, che. Eh, Giustamente avevano piacere di approfondire. Do, vedete, il mondo delle monete antiche, il mondo delle monete imperiali romane, ci catapulta in un universo che è davvero mondiale. Non nascondo che un, un 20 centesimi di Claretta Petacci del 1936 abbia una visione un pochettino più locale, non lo è Napoleone, non, la, non, non lo sono le monete d'oro, chiaramente quella. Specifica moneta ha un'espressione un più nazionale, ma quando si parla di monete romane, di monete greche, allora la platea diventa mondiale e anche questo inizio anno ha uh, dimostrato come i gran grandi momenti di incontro internazionali portino a uh, valorizzare le grandi monete. Quando si parla di aure romani è lecito aspettarsi quotazioni ormai che vanno. Uh, davvero su cifre over 10, 15, 20, 30 mila euro. Chiaramente, come sempre, la, la rarità. Guardate questo uh, regalo che uh, si vuole fare e che vi mettiamo a disposizione: un aereo di Traiano, vediamolo. L'ingresso che merita, l'ingresso che merita, questa è una moneta che entra nel, te nel teleschermo come una sposa entra in chiesa, eh? con tutti che lo osservano, con tutti che la guardano e con una marcia eh, che suona. Non lo facciamo evidentemente perché stiamo presentando una moneta, non voglio esagerare, ma un audio di Traiano di per sé è già qualcosa di incredibile, di straordinario. È una moneta che eh, quando la trovi in qualunque condizione ti emoziona perché Traiano è uno dei più grandi personaggi della storia romana e imperiale, è un grande imperatore. Allora, questa sera la moneta si presenta in uno stato di rarità assoluta, grazie alla presenza del volto di Traiano sul diritto, con tutta la titolatura ben espressa. Ma, e qui non sono nella pelle, quindi voglio mostrarvelo, con il rovescio che è un rovescio che, guardate, mi gioca davvero facile rispetto a quanto vi ho mostrato poc'anzi. Vale a dire, vale a dire, l'Aquila, l'Aquila. Ma perché quell'Aquila, signora Rosa, signor Luigi? Perché quell'Aquila ci va a dimostrare come il Senato, cosa assolutamente ehm, straordinaria, va a celebrare l'ottimo principe. Mi spiego meglio, mi alzo. Dove finisco il trespolo? Eh, mi avete rubato il tavolino, devo stare in piedi. <ride> Vabbè dai, è problema tuo, siamo in diretta. quindi Allora, vieni, lo sgabello. Mi avete rubato lo sgabello. Allora, va perfetto, parliamoci. Um, questo è il rovescio dell'auro di Traiano. L'Aquila legionaria, sul fulmine. Aquila e fulmine sono il massimo del potere, della forza. La forza degli dèi, Giove e l'aquila che era sulla, diciamo, sul, sul, sui vestiti di tutte le, le legioni romane. Questa moneta viene coniata nel 103-111 d.C., quando il senato eh, va a tributare a Traiano il titolo di ottimo principe. Vieni, ottimo principe, quindi colui che ha. Chiaramente la massima onoreficenza per il mondo romano. Ilario. Cos quinto SPQR, quindi il Senato, il Senato Populoschi Romano attribuisce a Traiano la massima espressione di forza, di potenza, di potere. E questa moneta la va a celebrare questa occasione. E lo stato di conservazione di questa moneta è la vera, vera sorpresa, perché... La sua richiesta, una richiesta inferiore ai 10.000 euro, perché stiamo parlando di una moneta che viene proposta questa sera, no, ci posso credere, a 9.885, il 835, dimostra che cosa? Dimostra che questa moneta ha vissuto una storia vera, una storia reale, che l'ha portata, ed è questo anche importante considerare, ad arrivare ai giorni nostri con uno stato generale ottimo, con una caratteristica, e questo lo, lo si spiega tranquillamente perché altrimenti qualcuno dice: Ma come fa a essere un 25%? Perché questa moneta, i nostri storici, i nostri studiosi e chi prima di noi ha stabilito semplicemente una cosa: questa moneta è stata inserita in un, eh, una montatura, probabilmente coeva e quindi ha, è stato vedete il contorno normalizzato per la montatura. Ma perché Bolaffi la mette a disposizione? Perché è una grande rarità, la va a offrire per quello che è un grande rovescio, per quello che è una grande storia che vi invito poi ad approfondire sui nostri certificati, ma con la coerenza di chi ti dice è al 25%. Quindi non si tratta di prendere una moneta che non vale, è difettosa. Ci mancherebbe. Questa è una moneta che ha tutti i crismi perché Bolaffi ve la consigli. Non sarebbe stato onesto e corretto perché se questa moneta avesse avuto. Perché poi cosa, di cosa sto parlando? Tanto per essere chiaro, eh, una moneta, guardate: questa è una moneta più o meno dello stesso periodo. Parliamo di una moneta di Nerone, ok? Parliamo di una moneta di più o meno dello stesso periodo. Vedete, questa moneta non è tanto diversa, semplicemente ha la sua gobba. Vedete questa gobbetta in fondo? Quindi, semplicemente, cosa è stato fatto? Da un gioielliere dell'epoca, probabilmente o da chissà chi è stato normalizzato il contorno, semplicemente per potervi mettere una gabbia che l'andasse poi a, eh, a, 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 a permettergli di indossare la moneta, proprio perché questa moneta celebrava un atto fondamentale. Questa cosa. Eh, noi l'abbiamo considerata e quindi abbiamo, vedete, pensate quello che ho in mano è un nerone al 35%. Ecco, stami su, stami su. Quindi eh, mi metti le due monete vicine, così se no le andiamo a mettere nell'espositore. Questo, questo nerone è un 35%. Quel traiano, signori, è un 60, è un 70%. Così bello, così ricco, così dettagliato. Bolaffi premia e regala, passatemi il termine, una grande moneta ha un collezionista che sa apprezzarla sapendo che non sta risparmiando, la sta pagando il giusto considerato quello che Bolaffi fa. Il mercato internazionale non è così severo, quindi questa è una moneta che nel mondo eh, potrebbe sicuramente fare maggiore espressione di successo anche dal punto di vista economico. A noi piace essere molto rigidi, molto attenti su questo e quindi... Alla signora Rosa, al signor Luigi, se sono all'ascolto, eh, suggerisco davvero di cuore questo Auro di Traiano perché è un qualcosa di meraviglioso. Lo tengo per voi qualche minuto in prelazione, dopodiché lo liberiamo e andiamo a offrirlo a tutto il nostro pubblico. Ok, dunque, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con la visione, ancorché un po' rapida, ma la facciamo in, tra le mie mani perché questi sesterzi, eh, ho anche un cerotto, mi perdonate, ma mi sono grattugiato un dito eh, nel tentativo di fare una crema di formaggio. Eh, vedete come ogni tanto... Allora, vediamo un po' ah, questi sesterzi, perché ce ne sono son tre ma uno più bello dell'altro. Qui però le mie mani possono essere sufficienti a trovare la giusta luce. Guardate che cos'è questo sesterzo di Vespasiano. Allora, piccola premessa, le monete, lo dico sempre quindi lo ribadisco anche stasera, di Vespasiano. Di, che ha di fatto <ride> avviato la dinastia dei Flavi dopo il famoso terribile 69 d.C. anno dei quattro imperatori successivi a Nerone. Vespasiano, Domiziano e Tito, i suoi figli. Le monete sono sempre difficili da trovarsi in condizioni buone, non dico belle, in condizioni accettabili. Quando tu soprattutto, questo vale per l'oro, vale per l'argento, vale tanto più per l'oro ricalco, per i sesterzi. Quando tu hai tra le mani un sesterzo di Vespasiano di questa fattura e di questa conservazione, vai in televisione, vai a trovare l'amico a casa sicuro e felice che gli stai presentando una moneta che non è nell'ordinario. Eh, leggende pulite, capelli ben in vista. La, il, la corona il profilo il naso ogni particolare di questo diritto del sesterzo di vespasiano del 71 d.C. cristo numero 6 a 2655 euro deve immediatamente muovere la curiosità e l'interesse di tutti i collezionisti di monete e il buon motivo se ancora lo stai cercando te lo do anche sul rovescio dove prepotente, imperiale, forte, elegante, bello, ottimamente conservato, riccamente definito, e mi fermo con gli aggettivi Laria, se sei d'accordo, la dea Roma personificata con l'indicazione Roma. Fantastico. La personificazione della Roma. Guardate il colore di questa moneta, la patina che fa quasi emergere il colore originale, perché lo ricalco, ricordo. Una lega di rame e zinco, cioè ottone. Eh? E questo è questo, amici miei. È il sesterzo di Vespasiano. Fermo, poi abbiamo suo figlio Domiziano. Eccolo qua, Domiziano, eccolo qua. Eccolo qua, imperatore Cesare Domiziano con tutta la titolatura, lotto numero 7, anch'esso 2655, ed eccolo qua il rovescio: Giove, Giovi Victori, Giove vittorioso, e sia Roma che. aspettate, faccio una cosa così. Sia la, 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 la personificazione di Roma che quella di Giove hanno in mano la statua della vittoria. 2, 6, 55. Giovanni, se l'ascolto un saluto, sui se stessi. so quanto ti piacciono. Non mi ricordo, confesso, eh, se sono già in collezione, ma questi tre sono uno più bello dell'altro. E allora questa è la moneta sfida, eh? Questa è la moneta sfida per tutto il pubblico. Dammi eh, anche la... la sì, Ilaria, dimmi. Grazie signor Luigi, un caro saluto e complimenti perché miglior scelta non poteva esserci. Bene, allora andiamo avanti. Sì, dicevo, eh, questa è moneta sfida. Cos'è la moneta sfida? Allora, mh, sei un collezionista di monete? L'oggetto moneta ha un nome, appunto moneta. Questo nome moneta da dove deriva? Deriva dalla storia. E la storia è qua. Quindi Uh, non mi interessa se tu sia collezionista di marenghi, di monete d'oro, di banconote, di, di sesterzi. Uh, C'è una moneta, questa moneta, che dovrebbe essere nella bacheca di ogni collezionista. Vieni anche la vediamo. La moneta di Antonino Pio, eccolo qua, raffigurato, tra l'altro, qualità assurda, 35%, una moneta che eh, entusiasma dal punto di vista estetico, dal punto di vista visivo, dal punto di vista di patine. ma il rovescio è la, so la risposta a quanto sto dicendo. Quindi, amici miei, moneta augusta. La dea moneta rappresentata su questo sesterzio stringe una bilancia con la mano destra e la cornucopia con la sinistra. E, amici miei, la storia di, di questa moneta ci riporta al Campidoglio, ci riporta... Al culto di Giunone, eh, dove eh, sull'aria dedicata al culto di Giunone venivano allevate ricordate le oche sacre, quelle che salvavano Roma dal salto dei galli di Brenno nel 390 avanti Cristo, con la loro famosa starnazzare, insomma, con il loro, con le, con le loro, loro rumore che fece questo starnazzare, i romani eh, si destarono e mh, riuscirono quindi a respingere questo questo eh, attacco, eccolo qua un'immagine. Beh, eh, Secondo la leggenda, ovviamente di leggenda trattasi, sull'area del Campidoglio dove c'era questo tempio dedicato a Giunone eh, fu dedicato appunto eh, un tempio eh, che ehm, a Giunone moneta, intesa come ammonitrice, dal latino monere, ammonire, cioè mettere in guardia. Però poi vicino a quel tempio fu stabilita la prima zecca di Roma e dall'espressione utilizzata per indicarla, che si dice eh, quindi dal latino, si è trasferito alla lingua italiana e quindi ad monetam, ad monetam, e quindi il significato viene portato anche a quello di zecca. E quindi un esempio anche della lingua italiana che diventa moneta, delle lingue eh, comunque latine, pensate all'officina all di Stato francese dove vengono fatte le monete, viene chiamata... Monet de Paris. Beh, a partire dal regno di Domiziano la moneta viene personificata con questa figura matronale, la cornucopia e la bilancia, inteso proprio come simbolo di equità con la quale lo Stato esercita la funzione proprio di battere moneta. Signori: 2065 euro. 2065 euro l'otto numero 8, 1 dei capolavori secondo me da non mancare come appuntamento di conferma, ripeto, per quella che è la sua funzione di terzio romano che magari manca alla vostra raccolta, ma per questa curiosità che lo rende ulteriormente interessante, ulteriormente particolare e appetibile nell'ambito di quanto eh, rappresenta proprio l'oggetto moneta. Bene, allora, eh, andiamo avanti, questi li voglio ripetere a posto perché se no qua mi diventa confusionario il set, voglio farvi vedere anche la disponibilità di monete greche, poi torniamo alle monete d'oro del Regno, eh? alle monete, perché ho una selezione meravigliosa e quindi so che all'ascolto ci sono gli amici fedelissimi delle monete d'oro, però così abbiamo fatto più o meno una cavellata per tutti, <coughs> quattro argenti greci ci riportano al mito e all'eleganza e alla bellezza delle primordiali Monete di Crotone e Reggio, due tra le monete più antiche della collezione che ci porta in Magna Grecia, eh, con la presenza questa sera addirittura della monumentale dracma di Reggio, quella che rappresenta una tra le più ambite monete da ogni collezionista. Sio Luigi che ha chiamato, un saluto davvero, eh, lo, tanto Luigi è un nome, ma eh, mi dai un'immagine. Un eh, Ecco, sono Luigi Lesso, che è un grande collezionista di monete antiche, con particolare attenzione al mondo greco. Beh, questa, questo Crotone, questo Reggio, questo Leone di Reggio, stasera a 10.500, quindi un ottimo rapporto. 1.800 per Crotone, sono monete che in questo momento vale la pena. Appello a tutti. Abbiamo parlato di sesterzi, abbiamo parlato di ehm, Aurei Romani, stiamo parlando di monete greche. Approfittate nelle conferme entro fine mese perché poi scattano gli aggiornamenti di listino. Quindi, cosa fa l'attento e prudente collezionista? Mette da parte, adesso poi magari vede e valuta a febbraio. però intanto con i prezzi bloccati. Quindi, queste monete d'argento, se si deve già vedere la moneta d'oro, per esempio, può essere un buon modo per arricchire la propria raccolta. Allora, andiamo a vederle. Um, Crotone, il Nomos di Crotone, 480 avanti Cristo. La moneta, eh, sì dai, vediamole, sì, un po' bene, sì, sì, se lo merito. Quattro, alle 10, ritorno sulle monete d'oro eh, del Regno, abbiamo il 100 lire del fascio, il 100 lire di Umberto da scegliersi senza indugio, abbiamo l'80 di Carlo Felice, abbiamo il 50 lire del cinquantenario e ho la coppia 70-71 del nostro catalogo, vale a dire 50 lire e 100 lire Italia Suprema, le famose monete degli anni, l'ultima monete d'oro coniate in Italia. Eccolo qua, bellissimo questo nomos di Crotone. Questo nomos di Crotone ci porta appunto alla coniazione di Magna Grecia. Siamo nel 480 a.C. coniazione in incuso e sul diritto di questa moneta troviamo questo tripode delfico, quindi questo eh, vedete questo tre piedi, con le mh, le gambe terminanti in zampe di leone, il bacino appoggiato sopra con i tre manici. Guardate la fattura, l'eleganza, la difficoltà tecnica. Eh, se per cortesia riflettete su quando è stata fatta e con che strumenti. 480 avanti Cristo, 2500 anni fa, esattamente. Nel campo a sinistra lo vedete, un, una gru. Stante a destra, e dall'altra parte in, in caratteri greci retrogradi, il nome della città. Questo è il diritto. D'amico, no, lo faccio vedere in mano perché così non, non, si, non si comprende bene. Molto interessante su questa moneta: una moneta curiosissima. Intanto, il lotto il prezzo: il lotto numero 1 1800 euro al 30%. Abbiamo visto altri nomus di crotone, devo dire. Questo è particolarmente interessante perché in realtà noi abbiamo visto dei, dei, delle monete più, più grandi, dei tetradrammi. Questo Nomos, quindi parliamo di 20 mm, 2 mm, grande come un Marengo, ha una caratteristica che mi fa impazzire, che è questo incuso di rovescio, che vedete è il tentativo di spiegare forse una volta per tutte la difficoltà di realizzare queste monete. La moneta incuso prevede. Un doppio conio diritto e rovescio accoppiato per far emergere la misura, la stessa figura dal diritto e dal rovescio. ricorderete Sibari, eh, metaponto che vi ho portato le spighe. Qui il risultato non è apprezzabile da quel punto di vista, perché la battuta non ha che realizzato le tre gambe del, del tripode, si vede un accenno del bacile. Ma ad esempio, dell'AGRU non c'è eh, presenza. Ecco, qua ci porta veramente alla cognizione più arcaica. Qui mi piace parlare a chi le monete le ama per quello che è la loro forza espressiva, indipendentemente dal risultato. Qui non vuol dire qualità bassa. Attenzione, dammi un'immagine. Un Qui non vuol dire qualità bassa. La qualità bassa è quando questa moneta è al 10%. Questo è un 30% rispetto allo status in cui ci si aspetta questa moneta. Quindi è una moneta incantevole che ci porta alle eh, più remote antiche monetazioni del mondo. <ride> siamo in Magna Grecia, siamo quindi in Italia, siamo a Crotone 1800 euro, da non, non mancare l'appuntamento. Andiamo a vedere le altre. In particolare, voglio mostrare questo leone fantastico. Eh. Qui, qui, adesso, eh, veramente eh, voglio muovere le leve. Di, di, chi, di chi sa apprezzare le grandi monete e le ha sapute scegliere negli anni, ha fatto grandi collezioni, poi come spesso capita, magari le collezioni si cambiano, no? si fa una collezione di eh, regno, poi si, eh, si cambia, si fa una collezione di monete romane, poi si cambia, poi si fa una collezione di... ci cioè sono cicli di collezione, poi si decide di concentrarsi su alcune cose, quelle alcune cose in questo momento possono essere eh, le monete della magna grecia. E una di queste monete, stasera è disponibile, è una moneta potente, una moneta forte, una moneta che impatta, è una moneta che non lascia indifferenti. Andiamo a vederlo, questo incredibile, eh, questo incredibile dracma di Reggio. Perché? Perché qui c'è nell'insieme eh, di tutto ciò che è rarità, eh, qualità, espressione tecnica, capacità artistica, di come nel 461 a.C. a Reggio Calabria, siano, si siano diciamo, lanciati, si siano adoperati per realizzare una moneta incredibile, cioè una moneta che con un volto frontale del leone di reggio mette una vera e propria sfida di fronte agli incisori che non avevano capacità di realizzare coni frontali, era già complicato realizzare dei profili qui si tratta di creare le tre dimensionalità adesso voi la vedete piatta nel vostro teleschermo, perché la, la televendita 3D ancora non l'hanno inventata. Quando ci saranno i visori, vero Alberto, perché, eh, per cui manderemo a casa i clienti il visore 3D, comincerete ad assaporarne anche, adesso cercherò di farlo con, tra le mie mani, ma volevo fissare bene l'immagine. Questa è una moneta quindi che si configura in una terra che poi non ha avuto più possibilità di coniare monete, qui la rarità, lo sapete sempre la linea di conduzione qual è? Rarità e qualità, rarità in origine, meno se ne fanno in origine e ovviamente meno ne arrivano a noi, quindi Reggio ha questo da parte sua. Il rovescio di questa moneta, adesso lo andiamo a vedere, tra l'altro rappresenta una figura assolutamente mitica, cioè Iocastro, il mitico fondatore, si rifà al fondatore addirittura di questa, di questa città con la veste leggera che lo copre dalla cintola in giù, il lungo scettro, e il nome della città in caratteri greci diviso in due parti, tutto all'interno di una corona d'allora. Questa, signori, lasciatemelo dire, insieme alla eh, moneta di Sibari, rappresenta una delle massime rarità di questa raccolta di Magna Grecia, per la quale eh, è in preparazione, lo sto annunciando, ma a differenza di altri annunci, si concretizzerà tra poco il catalogo generale che vi daremo con tutte le, le informazioni, con tutte le quotazioni. Sceglietele ancora oggi al primo prezzo 10.500 per uno dei capolavori assoluti di questo, di questo periodo storico, la dracma di Reggio presente questa sera nelle nostre, nelle nostre disponibilità. Allora andiamo avanti, andiamo avanti perché c'è tanto, tanto ancora da vedere. Io mantengo ancora il ritmo, così un po'. Ehm, poi quando c'è da rallentare. Me lo dite voi o me lo dirà la mia gola? Quindi finché ne ho, vado eh, Alberto. Poi ho questa meravigliosa gola calm che andrà a. Avuto so che dice che non posso sprezzare perché tra quattro volte al giorno, dire due volte una trasmissione. Non è il caso. Allora voglio, voglio, voglio vediamo un po' cosa abbiamo visto. Allora, torniamo un istante. Dai andiamo a vedere le monete d'oro. Andiamo a vedere le monete d'oro, poi torniamo a parlare di antiche. Parleremo di banconote parleremo di tante tante altre cose, una sorpresa anche degli anni 50. Allora, questo in realtà è un'immagine già vecchia, quindi io direi cominciamo con 100 lire del fascio, dai, vai a metterlo nell'espositore, ce l'abbiamo, perfetto. Allora, amici miei, entriamo adesso nel mondo di quelle che sono le monete d'oro del Regno d'Italia. In questo caso ci troviamo di fronte a una moneta che eh, sicuramente rappresenta un punto di passaggio fondamentale e importante. Stasera abbiamo parlato di, eh, del 1936, vi ho raccontato di come Vittorio Emanuele III eh, chiede, ordina ovviamente, non è che chiedeva, la coniazione di, di quella moneta che è andata in conferma, le quattro monete dell'impero, quelle quattro monete d'argento, non mi fate fare nomi e eh, eh, richiami... Geografici, confermate quella serie dell'impero. Scusa, torniamoci un attimo. Eh, perché ho oh, le quattro monete del 36 Quella bella immagine che abbiamo messo sul rovescio nell'espositore, nella culla. Se ce l'hai, Enrico. Le quattro monete del 36 ecco, queste sono il diritto e poi adesso vedremo il rovescio. Cioè, tutta la serie imperiale del 1936 in nickel, introvabile in buona qualità, qui ce l'abbiamo. Tra, e il 90, tra il 75 e il 90% tutta insieme per chi la volesse invece che 3.840 vi viene proposta già è un prezzo di pura, di pura attenzione ulteriormente scontata. Abbiamo detto sapete perché l'offerta al 3.750? chiedo scusa, perché? Sapete perché? Perché mi spiace separarla. Credetemi, eh, non sono le monete più rare del mondo. Ci mancherebbe, però, sono monete difficili da trovare belle. Allora, io lo so poi che eh, chi sta facendo le collezioni Mi mancano, le prenderò. Le prendo una alla volta: 900, 800, anzi, le pago anche meno, magari 500-600 euro l'una. Perché le prendo al 30-40. Al ci aspettiamo il 50 come qualità media massima. Quando ce le hai in qualità così alta, perché arrivano da un'unica grande raccolta, allora disperderla un po' mi dispiace. Allora, ho detto: Vi do, ho pensato. Una voglia in più, quella voglia in più è anche un'attenzione sul prezzo, quindi già super prezzo di partenza, grande qualità, grande prezzo: 3,750. Una telefonata, dice me la metti da parte, deve venire giù eh, Marco, deve venire giù Alessandro, deve venire giù Giuseppe, eh, fammela vedere perché mh, sono monete che tra l'altro conoscete poco proprio perché poco riusciamo a presentarvele. Ok, torniamo al centro di del fascio, aspetto la chiamata su queste. Non mi deludete perché ehm, su alcune monete ho un po' di un punto di orgoglio. Allora, il 100 lire del fascio viene coniato nel 1923 e lo si evince facilmente da quella data incisa a grandi caratteri sulla moneta stessa. Nel 23, e questo forse ce l'avete sentito raccontare soprattutto parlando del fascetto che vedremo tra un po' del Marengo, nel 23 ormai gli schemi sono saltati. Cosa vuol dire? Che se nel 1936 si utilizza il nickel per fare monete che circolano, quindi né argento né oro, nel 23 non ci sono proprio le materie prime per fare monete a sistema decimale. Quindi la scelta di coniare monete diventa una scelta di prestigio, diventa una scelta di immagine in qualche maniera di tipo commemorativo. Vittorio Emanuele III nel 1933 dà ordine di coniare due monete d'oro un 20 lire Marengo e un 100 lire, appunto, è eh, un 100 lire. Il 100 lire è il modulo più grande, quel modulo meraviglioso che portava dai tempi di Carlo Alberto le monete da 32 grammi e 25, proprio in, fu da, eh, dal, in funzione del fatto che valevano 5 volte un Marengo. Quindi la matematica non è un'opinione, 6 grammi e 45 è il Marengo, lo moltiplichi per 4, per 5, chiedo scusa, e ottieni 100 lire perché siamo a sistema decimale mi dai una finestrella mia che mi piace sempre essere con il mio, col mio pubblico o così o anche piccola come preferisci va ah, benissimo così quindi eh, cosa succede succede che se tu vuoi fare una moneta d'oro con le caratteristiche tecniche del sistema decimale devi metterci dentro 32 grammi e 25 d'oro dargli il diametro che è espresso di 35 mm l'oro a titolo 900 ma nel 1923 32 grammi e 25 d'oro non valevano più 20 lire, 100 lire chiedo scusa. Quindi cosa si fa? Scrivo sopra 400 lire, 500 lire, non si può. Allora ecco la grande novità, cioè si cogne una moneta e si dice al mondo intero, se la vuoi la compri. Eh, cosa vuol dire la compri? Vieni in zecca, porti 400 lire, eh? 400 lire, 400, e io ti do un fascione. Ne conio pochi, 20.000 e ti metto nella condizione di sceglierlo e comprarlo. Immaginatevi nel 1923 quanti dei nostri nonni, padri, eh, antenati prossimi avevano le condizioni per poter andare a comprarsi una moneta che di fatto non potevano spendere. Non aveva senso, aveva valore nominale. C'era un decreto di emissione che diceva la puoi spendere, ma per 100 lire. Allora tu la paghi 400. Andare a comprare e eh, pagare per cento o è un folle okay, o non so cosa. Il risultato, ne fanno 20.000, ma ovviamente non tutte vengono, non vengono eh, consegnate. Il risultato è che se ne salvano un certo numero. Poi chiaramente la storia va avanti, comunque ci saranno i conflitti, ci saranno periodi molto complicati, tante di queste monete sono andate poi a eh, garanzie di prestiti bancari all'estero, quindi una dispersione nel tempo. Il risultato, moneta che diventa il primo 100 lire coniato in Italia che non ha diritto di circolare. Si sarà successivamente la vetta d'Italia e finisce lì. Questa moneta, amici, stasera perché va scelta? E vorrei la vedeste a casa, perché io quello vi sto chiedendo. Non vi chiediamo di comprare nulla in televisione, questo sia chiaro. Lo dico soprattutto per il pubblico nuovo, magari, che non è abituato. Come funziona? Chiamate, vi, vi ci dite i vostri riferimenti, noi vi richiameremo poi nei prossimi giorni per fissare un appuntamento dove o a casa nostra, nel negozio di Milano, Torino, Roma o Verona, o a casa vostra con i nostri funzionari che vengono a trovarvi. Il centro di del Fascio raggiunge casa vostra, ecco qui la nostra rete, raggiunge casa vostra, lo valutate, lo considerate, lo guardate, in tutti i suoi aspetti. Laddove vi convinca, andate poi a comprarlo, pagandolo come... Definendo anche un programma di pagamento che sia comodo. Stasera, questo esemplare, 60% di qualità, 4.425 euro, lotto numero 15. Questa moneta ha una caratteristica tale per cui, eh, quando fu realizzata, subì un processo di sabbiatura. Quindi una lavorazione che rendeva opaca la moneta. Quindi questa moneta ormai si trova o molto bella o si trova in condizioni di patina non completa, perché non tanto l'utilizzo, perché come vi dicevo non è stata usata, ma la, la, il fatto di essere conservata magari a contatto con altre monete, non da collezionista, ma in qualche maniera magari un po' meno attento, oggi noi abbiamo capsule, cofanetti, album, taschine, una volta si mettevano in un cassetto. Ecco, allora questa patina in qualche caso magari può subire qualche piccolo segno che non deturpa la moneta, ma che la porta chiaramente da parte dei nostri tecnici a essere analizzata. Dopodiché ve la posso raccontare un pomeriggio, una sera, una mattina, ma la, la guardino a casa. È un, un rapporto qualità-prezzo meraviglioso, 4,425, il 100 lire del fascio. Uno dei 400 lire di Vittorio Emanuele III, che sono la vetta, il fascio, la ratrice e l'aquila sabauda, quindi una collezione nella collezione. A chi manca, telefono subito in mano. Andiamo avanti perché voglio mostrarvi anche le altre monete d'oro, perché così possiate scegliere, ma non fate errore di attendere troppo. Mi fai vedere il cinquantenario, lo riesci a identificare, è il 50 lire, e così lo andiamo a mettere nella nostra telecamera di precisione, il cinquantenario del Regno d'Italia e un'altra bella moneta con una storia fantastica. Vale a dire, qui adesso andiamo un po' indietro nel tempo. Andiamo indietro nel tempo e torniamo a monete che circolavano. Il 50 lire del cinquantenario, adesso lo vedremo, il nome stesso lo dice, cinquantenario, di che? 50 anni del dell'unità d'Italia. L'Italia d'Italia si è avuta nel marzo del 61, nel 1911 sono passati 50 anni. Il re è Vittorio Emanuele III, molto più giovane di quello che abbiamo visto sulla moneta eh, poc'anzi eh, descritta. E nel, nell'11 si chiede di coniare una serie di monete, se ne conieranno eh, due in argento, una in, in oro e una in rame, che commemorasse questo evento. Eccolo qua il 50 lire del cinquantenario. Esteticamente, una delle monete più difficili da, da realizzare, che sia stata realizzata nel Regno d'Italia, perché è, una, un, è complessa, è ricca, non c'è un millimetro di campo vuoto. Come vedete, la moneta si presenta con una figura, due figure centrali abbracciate, una che protegge l'altra. Cioè un c'è una figura di Roma in secondo piano che protegge l'Italia, ma soprattutto poi una, una nave sullo sfondo, l'aratro, la le due date 861-1911, proprio a raccontare i 50 anni dell'unità d'Italia. Ne fecero 20.000 di queste monete, ma a differenza del discorso fatto per il centurio del fascio, queste monete circolano. Risultato? Risultato qual è? Che questa moneta subisce una vita un po' diversa. Vale a dire nel momento in cui poi nel 12 banalmente viene coniato il 150 lire dell'eratrice, o negli anni successivi, quando il suo essere circolazione viene sostituito, l'altra moneta viene richiamata fusa. Quindi, 20.000 pezzi sono un numero molto basso su una popolazione di qualche decina di milioni di italiani che c'era nel 61. Quindi, immaginate quanto nascerà all'origine anche questa moneta. È una moneta esteticamente molto bella. Guardiamo anche il diritto con il volto di Vittorio Emanuele III che su questa moneta appare ancora a collo eh, nudo, a, quindi senza indossare nulla, se non appunto identificare proprio la sua, la sua immagine. La proposta di questa sera su una moneta che normalmente si trova in qualità. Un po' più bassa abbiamo un 70% a 3.960 euro. Lotto numero 13, 3,960. Un bellissimo 50 lire che poi, appena vai a togliere, ti prego di darmi in mano perché voglio far vedere agli amici a casa quello che la telecamera di precisione giustamente eh, ti fa capire che non c'è un difetto, ti fa capire che non c'è un limite di nessun genere su graffi, su control, ma ha la sua patina che le toglie la brillantezza. Voglio farvi vedere quanto è bella questa moneta tenendola tra le, tra le mie mani. E moneta, guarda che cos'è. Ecco, questo è la moneta. Questo è più o meno quello che si vede a casa. Cioè a casa la moneta la vediamo con la giusta luce. Vedete, le monete sono vive, hanno patina, hanno eh, un cuore, un sentimento. Quindi a seconda di come le avvienti vanno a darti il meglio di sé o il peggio di sé. Però la situazione migliore per vederla, sapete qual è, ma non posso farla perché non ho una telecamera dall'alto, è questa. Vedi? La guardi, la guardi sul tavolo con una lente e con la luce giusta, che non è una luce che riflette come in questo caso. Questa è da confermare al volo, al volo, moneta stupenda, moneta stupenda. Poi, ripeto, la conferma non è un impegno d'acquisto, voi la vedete a casa, vi convince, la comprate, non vi convince alla prossima occasione che ci sarà è una, un conio molto basso quindi è difficile da trovarsi ben evidente come vedete capelli ben in ordine i baffi ben in ordine sono questi i particolari che poi emergono da una visione ravvicinata guardate quanto è complesso questo, questo conio bellissimo andiamo avanti perché le voglio mostrare tutte per arrivare a metà trasmissione non dico di aver fatto tutto il mio dovere di aver mostrato andiamo avanti con Guarda, mi metti la coppia, queste due, la 70 e la 71, le 50 e 100, le due piccoline, le metti però eh, sul rovescio, me le metti subito. Allora, a proposito di... perché voglio portarvi al cambiamento, se vuoi una mano ti aiuto. eh? ok, ormai sei un esperto. Allora, mh, vi ho detto, vi ho raccontato come c'è un momento di passaggio, quello in cui le monete d'oro, abbiamo visto il centro di del fascio, non hanno possibilità di circolare perché il loro valore intrinseco di peso è superiore al valore nominale, quindi vengono vendute. Però in Italia non si può fare a meno di monete d'oro, non tanto per la circolazione italiana stessa, vedremo le banconote, abbiamo già banconote, carta moneta che sta circolando in quegli anni, eh, ho delle banconote di regno, se siete all'ascolto la settimana scorsa avete scelto delle banconote di regno all'inizio di collezione, se chiamate ve le faccio vedere subito. Ma se in Italia ormai ci si, si assaporava la carta moneta a malincuore, le transazioni con l'estero non erano accettate volentieri in carta moneta. Quindi, il commerciante eh, spagnolo che ti dava le pelli di mucca e che tu con Ceria Veneta andavi a trasformare in. Che ne so, eh, ecco che voleva essere pagato in oro, in oro sonante. Allora, eh, per questo motivo, per tutte quelle che erano anche le transazioni un po' più elevate, quindi garanzie di prestiti bancari tra lo Stato italiano, il Regno d'Italia e magari il governo francese e quant'altro, vengono coniate le monete d'oro. Vengono coniate in un rapporto però differente da quello che era quello del sistema decimale, e il risultato è questa coppia. Vediamo. Eccola qua, sono il 50 lire littore e il 100 lire Italia su prora, cioè sono le ultime due monete d'oro coniate in Italia, coniate appunto per questo tipo di necessità, tant'è che mh, difficilmente circolano sul suolo italiano, ma più facilmente le si è ritrovate proprio all'estero. E questo, amici miei, non è cosa buona e giusta perché, perché eh, il risultato è che mh, molte sono sparite, sono state poi eh, il mercato spagnolo o la banca francese o belga eh, ha pensato bene di eh, tramutarle in oro fino e quindi non, non sempre sono rientrate. Allora stasera abbiamo la coppia molto interessante, tra l'altro una chicca. <coughs> I 50 lire, normalmente queste monete sono, sono state coniate in tre anni, 31, 32 e 33. Normalmente sono del 31, uh, questa sera i 50 lire è del 32. Una piccola ma interessante chicca, vale un po' quello che la settimana scorsa avevo, un saluto al signor Gian Battista, avevo quel marengo del 61, mi ricordo di Vittorio Emanuele II, Fammi una telecamera che lo saluto se l'ascolto, signor Gian Battista. Uh, buonasera, ecco la settimana scorsa avevo quel bel marengo del 61, era il primo anno del Regno d'Italia, non ho potuto pagare un centesimo in più, ma mi ha fatto piacere sia andato in conferma. Stasera abbiamo il 50 lire del, del mh, littore del 31, che in realtà cioè 31 è il primo anno di coniazione e del 32. È una piccola chicca, un valore aggiunto, no, non abbiamo una richiesta superiore. Allora anche qui la qualità è... Overbooking, 80% per tutte e due. 80% tutte e due. Ok? 80% tutte e due. Eh, vi do il prezzo singolo perché anche qui io ho un po' male al cuore quando devo separare ciò che la storia ha già selezionato. Eh, guardiamo anche il diritto. Però vi do le quotazioni una per l'altra perché spesso avete confermato una o l'altra. Quindi la moneta di sinistra. Cioè, il 50 lire littori del 1932 all'80% va a 9,80. Ok, 1932. La moneta di destra, cioè il 100 lire Italia su Prora del 31, all'80% a 1600 euro. Cosa buona e giusta sarebbe. Credetemi, sceglierle entrambe. Fate un'accoppiata meravigliosa, diventa eh, le, le tirature sono bassissime, le ho detto 50.000 e 50.000 l'altra, però il 100 lì è molto decisamente più raro. Vedete che c'è la doppia datazione sulle monete? C'è scritto si vede molto bene nella moneta di destra, 1931, nono anno dell'era fascista e invece sulla moneta di sinistra c'è scritto 1900 32 e poi c'è la X, cioè decimo, non ci stava la EF, ma decimo a intendersi, decimo anno dell'era fascista. Dai, io su queste due monete, rifiato un attimo, bevo un goccio d'acqua perché aspetto solo la telefonata, perché poi non, non rimangono in settimana disponibili, eh? sono monete davvero da scegliere in trasmissione. Eccomi, allora le telefonate di richieste e informazioni sono ben accette, ma non sono conferma. Siete già in due o tre e stasera è un po' strano. A chiamare, avete chiamato, ma eh, qualche informazione in più su quel fascione, qualche notizia in più su questo 32. Amici miei, mh, le informazioni ovviamente siamo lieti di darvele. Manca di interattività eh, in una trasmissione televisiva perché voi mi fate una domanda, sì, potete farla la. Ai Lari, ai la trasmetta a me, la trasmetta a voi, ma la cosa più semplice e più bella è, visto che non è impegnativo, chiamate, ci cioè devi venire a portarmi già una moneta, deve venire il, nostro, il vostro funzionario, deve andare in negozio a vederla, fai trovare anche quella moneta lì, così posso approfondire dal vivo, posso fare quelle due domande che mi mancano per, e poi dopo averla vista decido. Ecco, quindi io non le confermo su mi sembra, vorrei sapere, per avere la, confer la conferma è semplicemente mi chiamo Lorenzo Lamorte, chiamatemi domani, dopodomani, quando posso io, a questo numero e noi vi chiameremo e poi stabiliremo un punto di incontro. La prossima moneta, e qui si destino i collezionisti di Marenghi in particolare, perché poi questo mondo delle monete d'oro ci sta portando a vedere le grandi... Cognizione dell'8900. Ma non dimentichiamoci che ci sono molti di voi che stanno facendo un percorso specifico dedicato al Marengo. Stasera ne ho uno, ma si lega molto bene a quanto vi ho appena raccontato. Quindi, non vi sto a ripetere eh, la storia del Marengo, del fascio, perché è esattamente la stessa del 100 eh, lire. Ovviamente il fascetto viene a, a avere le caratteristiche analoghe ma in proporzione, quindi essendo un, un marengo da 6 grammi 45, subisce un rapporto per 4, quindi veniva venduto a 80 lire, anche di questo ne fanno 20.000 pezzi con tutte le considerazioni del caso. Non subisce la sabbiatura perché essendo piccolo non presentava quei difetti che ha detta di Vittorio Emanuele III, invece il fascione sulle, sulle prove che gli avevano portato eh, gli dimostrava, perché il fascione infatti da vedere a casa, il fascione è una moneta che in mano, scusate, state lì, andate eh, a vedere sulla moneta se no lascio il vuoto. Il fascione, amici, va tenuto in mano proprio perché è una moneta iperpotente, vedete, eh, questo è il fascione, questo è il fascetto, per capirci la dimensione, ecco, chi di voi conosce i marenghi li ha già visti, ammirate la differenza. Questa è una coppia naturale, queste sono le prime commemorative coniate in Italia, mai prima era stato fatto un esperimento di questo tipo. Ecco, il fascione è un, ha un conio molto profondo con questo fascio fasciolittorio e ehm, il risultato qual è? Che quando fanno i primi coni, eh, quindi do, devono dare una botta fortissima per far emergere questo fascio fasciolittorio in un campo pressoché vuoto e questo dava, detta del re, alcuni se, segni, piccoli mm, stridi di lavorazione. Questo non piacque e chiese quindi ai tecnici di inventare un sistema per andare a ovviare a questo problema. Il risultato fu questa sabbiatura, che su questo esemplare in alcune parti, ovviamente, altrimenti non avrebbe preso la qualità 60 e eh, in qualche maniera, in qualche punto magari è andato un po' perdendosi. Ma la moneta è rimasta in uno stato di conservazione meraviglioso. Questa moneta io posso passare tutta la serata a girarla, a rigirarla, ma... La potete vedere bene solo sul vostro tavolo. Eh? Questo è il fascione. Il fascetto, invece, essendo più piccolo, non necessitava di eh, nessun tipo di eh, satinatura di sabbiatura. Il risultato eh, viene coniato. Questo esemplare stasera è al 50%. Andiamo a vederlo bene anche sul diritto nella nostra telecamera di precisione, eccolo qua: molto bello: 50% la sua qualità, quindi una qualità interessante per chi volesse inserire. Una casella importante, cioè i marenghi di Vittorio Emanuele III, parliamoci chiaro, amici miei, sono quelli più rari, quindi quando ci sono è bene bloccarli, bene bloccarli e poi ragionarne con noi. 4.000 euro per il lotto 14, cioè il Marengo di Vittorio Emanuele III, del fascio ultimo Marengo coniato sul suolo italiano. La storia del Marengo, eh? Enrico, quel bellissimo libro. Quella nostra meravigliosa opera che è legata al Marengo, sulla quale eh, non ci siamo fermati, anzi, però insomma stiamo cercando di soddisfare le richieste di tanti di voi. Ecco, il Marengo è una storia meravigliosa che ha visto l'Italia protagonista. È nato nel, con, Vittorio Emanuele, sì, con Napoleone nel 1801 e ha avuto un percorso meraviglioso fino al Marengo di... Vittorio Emanuele III del fascio, ultimo Marengo, che chiude la collezione. Se Enrico ci fai vedere la, gli espositori in legno, quelli che sono pronti ad accogliere poi i Marenghi, eh, vedrete come, anche se forse diventa un po' difficile intravederlo, sia l'ultimo proprio, e vedete in basso a destra, quella è la collezione completa per chi poi vuole fare una collezione di Marenghi, in basso a destra, in alto a sinistra il Marengo di Marengo, in basso a destra il 20 lire del fascio, l'ultimo collezionisti di marenghi. Collezionisti di Marenghi, eccolo qua l'ultimo espositore, stai pure fermo così. riesci a fermarti, Enrico? Ci dà il 20 lire del fascio: 4.000 euro questa sera per un rappresentante molto interessante. Allora, dai così completiamo la, la fase di monete d'oro con un gioiellino settimana scorsa avete confermato il 40 lire di Carlo Felice, guarda che cos'ho qua, questo lo posso tenere in mano, lo posso far girare, adesso lo metto nella... Questo è l'80 lire, eh, questo è incredibile, questo è incredibile, questo è incredibile, perché questo è veramente nello stato di conservazione che ci si deve augurare, non auspicare, augurare. È un 40% questo... 80 lire di Carlo Felice del 1827, il primo 80 lire fu coniato da suo fratello Vittorio Emanuele I. Ma ne coniarono un numero ridicolo e non circolò perché furono poi sostituiti a causa dell'abdicazione stessa di Vittorio Emanuele I. Da questi di Carlo Felice, Carlo Alberto, suo successore, non coniò più 80 lire, ma moderni 100 lire. Quindi, questa moneta completa un percorso, una storia. Vedete questa ancoretta? Eh? Questa ancoretta ci ricorda, a differenza dell'Aquila, che ci eh, identifica la zecca di Torino, la coniazione genovese e quindi eh, simpaticamente presente oggi finalmente, posso dire anch'io, un 80 lire di Genova con il contorno ancora liscio, con il ferto incluso, aspettate così si vede meglio, che era il motto dei Savoia, con forza e rettitudine. Difendemmo a Rodi una delle interpretazioni più accreditate, la rosetta e il nodo Savoia. Un esemplare che no, non davvero è, eh. io vi dico, il lotto è il numero 11, il numero che leggo sulla mia scaletta è 2400 euro. A questo punto io ho... Come si suol dire, lanciato una serie di provocazioni, direi di grande interesse al mondo del nostro pubblico. Ehm, palesatevi e ditemi cosa volete vedere a casa. Eh? Guardate i capelli di questo Carlo Felice. Dove ti accorgi che è una moneta è bella? Sulle parti più in rilievo. I capelli sono pazzeschi, ci passi il dito sopra, li senti proprio uno a uno, senti ciocca per ciocca. Guardate il profilo, come ben pulito, il campo privo di segni, la leggenda incisa, precisa, perfetta: queste sono le grandi belle monete. Due e quattro. E lo scudo sul rovescio, lo scudo ancora con tutti i quarti nobiliari, quello che poi sarà sostituito da Carlo Alberto con lo scudo crociato. La, le lire 80, la leggenda che ce le ricorda come Duca Sabaudo di Genova e Monferrato, principe di Piemonte, no, io non lo porto a casa queste quest 80 lire, non lo posso portare, non lo posso mettere nelle mani dei nostri funzionari, dei nostri agenti, dei nostri negozi, privandone voi della possibilità di scelta. È un po' un dispiacere per me il lunedì sera, poi il martedì mi trasformo e sono io il primo a venire a bussare a casa vostra e dirvi amici miei allora ci stiamo intendendo su cosa dovete fare oppure no perché un po mi manca il vostro feedback questa sera su queste monete d'oro avete scelto napoleone complimenti ma rivediamole un attimo come si deve abbiamo il fascione l'immagine del lotto numero 11 no scusami 15 eccolo qua 60% 4425 euro. Poi abbiamo visto il cinquantenario lotto numero 13, 3960 per una qualità 70%, 50 anni del Regno d'Italia celebrati da questa unica moneta d'oro. Abbiamo poi ammirato la coppia degli anni 30 con la particolarità del 50 lire. Littore del 1932, non 31, anno decimo dell'era fascista, all'80%, al 9,80%. Un delitto, un errore. State facendo un errore macroscopico, macroscopico enorme a tacere su queste proposte stasera. E poi il 100 lire littore dell'anno 31, questa è una coppia naturale, a 1.600 euro, sempre in qualità 80. 80% vi ho poi mostrato tra le mie mani l'80 lire di Carlo Felice se volete vederlo ancora meglio ma credo che si sia già apprezzato a dovere l'eleganza, la, la qualità la purezza, la pulizia la qualità estrema, generale di questo esemplare 2,4 per l'80 lire di Carlo Felice allora eh, vieni con me che facciamo una chiacchierata allora Adesso io eh, chiaramente credo, spero di avere un pubblico sempre eterogeneo, eh, ma il pubblico è anche un pubblico abituato, che ci conosce, un pubblico nuovo. Allora io vorrei che eh, vi soffermaste sul riflettere su quello che è lo status generale della nostra, della nostra non della nostra, del nostro paese solo, ma generale davvero nel senso eh, dell'economia mondiale e non è né mio compito né mia capacità a entrare in nessun tipo di analisi. Uh, Geopolitica o quant'altro. Ma la concretezza di parole semplici sta nel fatto che oggi tutti siamo alla ricerca di beni rifugio alternativi a quello che è un risparmio tradizionale. Noi non siamo né una finanziaria né, né una banca né dei promotori, né degli... noi suggeriamo monete da collezione. Lo facciamo però con la consapevolezza che questi beni attraversano e hanno attraversato. In alcuni casi cent'anni, in alcuni 200, in alcuni 2000, e quindi il loro valore è legato proprio al senso di possesso dell'oggetto. Con una caratteristica che è unica, che solo i veri bene rifugio hanno. Sapete cos'è un bene rifugio? A me l'ha insegnato Alberto Bolaffi, il nostro presidente. Il bene rifugio è quell'oggetto che non è ripetibile. Quindi, che cos'è che non è veramente ripetibile? L'oro, in quanto metallo, materia prima? No. Gli amanti? Eh, le materie prime, finché la terra non esaurisce. Gli immobili? Non credo. Che cosa non è ripetibile? Sono ripetibili più quegli oggetti fatti con uno scopo, e questa è la vera forza, che non è quella di collezionare. Perché quando fai un oggetto per il collezionismo è qualcosa di artefatto. Una moneta viene fatta per circolare. Viene fatta 2500 anni fa a Crotone o a Reggio o viene fatta a Roma nel 61, nel 61 per i 50 anni della Nota d'Italia. Quindi un oggetto che viene fatto per non circolare è un oggetto che non si farà più. Scusate, non per essere collezione, è un oggetto che non si fa più. Quindi se non si fa più, aumenta la domanda, diminuisce l'offerta, fate voi le considerazioni. Quindi il bene rifugio è qualcosa di tangibile, di concreto che tu hai in mano. Quando c'è un temporale, cosa c'è? C'è un rifugio. Ti nascondi e aspetti che spiora, per <ride> poi uscire nel sereno. E I rifugi, i famosi bunker, perché sono i bunker? Boom! E poi uno dice: Adesso dice, Lorenzo, se stasera sei apocalittico. E poi uno esce dopo che sono passati tre mesi, sei mesi, non c'era le scorte, però è vivo. Allora, quello che voglio dire io, senza farla troppo drammatica, che avere in mano un po' di concretezza, qualche bella moneta che oltre al suo aspetto intrinseco abbia dietro anche caratteristiche di rarità, perché altrimenti vengo qui col bilancino vivendo un tot d'oro, un tot di, di argento. Ecco, vale avere tra le mani quegli oggetti che quando finisce eh, la, la grande, tu esci e hai in mano qualcosa di concreto. Quello è il bene rifugio. Quindi su questo riflettete. Guardate, non voglio fare. Il Enrico, l'intervista quella, quella, che ti ho mandato ce l'hai, mi fai un cenno attraverso Alberto. Ecco, eh, qualche, eh, verso fine anno eh, ci ha contattato un'importante eh, rivista dedicata, specializzata del settore bancario, che eh, tra l'altro si rivolge a una clientela private. Voi sapete quando eh, vai a, su una, in una banca c'è cioè la sezione private. Arrivo io e mi dico: no, no, non ci può entrare qui, perché ci sono i grandi patrimoni su queste, su queste, eh, su queste mh, divisioni private delle banche. Beh, una rivista molto importante, a, 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 ve la faccio vedere, ma non perché diceva ah, Lorenzo, vuoi far vedere, ma per entrare nel ragionamento, eh, mi ha intervistato e proprio, vedete, se gradisci, questa vabbè, la, è la nostra eh, magazine, vedete, Moneta forte e bella, vabbè, la morte 47 anni, qui, c'è cioè, la. La mia storia, vabbè, comunque sta di fatto che questo giornalista di questa rivista mi, a, mi aumenti quella AP, per favore, lì in alto, proprio dove c'è, sopra la mia testa, lì. Parto questa foto terribile, ma è una scansione. AP vai a sinistra se riesci, poi dopo vedete. Advisor Private è una rivista specializzata che viene mandata al mondo bancario. E quindi di cosa si parlava? Si parlava di alternative, di bene e rifugio e hanno, hanno chiesto a noi di Bolaffia, hanno chiesto a noi di parlare di monete e ovviamente io vi ho raccontato di che monete amici miei, di quelle che vi presento ogni sera, quindi togli questa immagine tra l'altro perché te... <ride> però volevo farvi vedere come ci sia un interesse reale e concreto all'alternativa e se addirittura le banche d'affari vanno a cercare informazioni e le vanno a suggerire sui propri house organ ai propri clienti, fate voi le considerazioni finali. Va bene, change la farm. cambiamo argomento. Voglio parlarvi di... Eh, dunque, ho ancora un centro di Umberto, ma non ve lo faccio vedere perché se non mi interessa eh, l'oro stasera, le monete d'oro del Regno, non, non sto a sollecitarvi ulteriormente. Allora, voglio farvi vedere invece una cosa che a me piace tantissimo. Settimana scorsa vi ho portato l'inizio di collezione delle banconote del Regno d'Italia e vi ho raccontato come a un certo punto in Italia... Si sente la necessità, e l'abbiamo parlato anche stasera, di presentare agli italiani il conto e dire ragazzi non si può più avere in tasca monete d'oro d'argento, bisogna accontentarsi di pezzetti di carta. Questa è la nascita della banconota in estrema sintesi. Questo avviene in Italia durante il regno di Umberto I e poi prosegue. Noi abbiamo organizzato una bella raccolta che permette di avere tutti gli esemplari. Della collezione, quindi della, delle, della stampa delle banconote del regno e poi della Repubblica. La settimana scorsa vi ho presentato appunto la collezione di regno e un caro saluto a chi ha saputo confermarla. Oggi vi voglio parlare di quelle banconote che vanno dagli anni 44 in avanti. Abbiamo realizzato così come per il, il Regno di Italia: un album vieni allarga un album che le va poi a raccogliere, e abbiamo all'interno di questo album evidentemente le, tutte le pagine che servono per raccogliere queste banconote, eh? ne abbiamo uno per il Regno, uno per la Repubblica, stasera voglio concentrarmi, per cui vedrete delle pagine, ma uno diceva dove le vado a mettere queste pagine, eccolo qua dove andate a metterle, nella... Nell'album le pagine sono queste. Allora, attenzione perché qui adesso vedremo tante banconote. Intanto delle pagine storiche. Quindi ci piace contestualizzarlo questo, questo questi momenti storici. Vedete questo album che diventa un libro anche che da studiare, da approfondire, da raccontare ai propri figli, ai propri nipoti. Eh, ci sentono spesso dire non vale una lira, ma che è sta lira? Ricordiamoglielo. Dal boom economico alle missioni in lire, i primi passi della ricostruzione. Quindi queste schede sono poi inserite nell'album, nel, nel raccoglitore, proprio perché si possa seguire un filone logico. Ma andiamo a vedere, mi avvicino un po'. Alberto, va bene? Allora, noi vi abbiamo fatto una selezione, ve lo dico subito: enorme, imponente. Qui vi vogliamo far venire proprio la voglia. 15 esemplari autentici di banconote. Cominciamo dal 1944 con le banconote cosiddette della luogotenenza. Cos'era la luogotenenza? È quel periodo storico pazzesco che c'è tra la fine del regno e l'inizio della Repubblica, quando Vittorio Emanuele III abdica scusa, a favore di Umberto II suo figlio, ma non gli dà il titolo di re, ma di luogotenente al re. Vengono in grande furia stampate delle banconote perché... Ci sia questo elemento ben in evidenza. Si chiamano biglietti di Stato. Alza un po'. Questa è la lira, una lira luogo luogotenenza. Attenzione perché sia chiaro: questa non è né una copia né una stampa. Questa è una taschina, la vado a prendere. Scendo per farvi vedere che all'interno, protetta da una taschina di, di plastica, ovviamente, c'è la banconota autentica. Tra l'altro, in stato di conservazione meraviglioso, addirittura queste, faccio faccio, faccio un, sentire una cosa, silenzio in studio eh, tuva il microfono. Sentite questo suono? Quando la bancarotta suona in aria vuol dire che è il fior di stampa. Quindi una bancarotta degli anni 40 in fior di stampa. Allora, il lotto si compone di 15 esemplari. Abbiamo la lira il 2 lire della luogotenenza. Adesso vieni, eccolo qua. Quindi una lira, contatele. due lire. Il 5 lire e il 10 lire. Tra l'altro le ispirazioni, guarda caso, Zeus, Atena, monetazione greca, è eh, sempre presente. Poi andiamo avanti, dal 1944 passiamo agli anni 60. 1966, 500 lire dell'Aretusa, e si ritorna alla bellezza del mondo greco, mondo classico, con l'ispirazione delle ninfe, eh, le Aretuse, i delfini. E poi il 1000 lire di Verdi, 69. E poi il 2000 lire Galileo, tutte in condizioni pressoché di fior di stampa. Il 500 lire Mercurio il 10.000 lire del 76 Andrea di Castagno allora credetemi l'impostazione di quest'anno non è di un ritmo eh? no non l'ho detto adesso lo dico <ride> l'indicazione di quest'anno volevo dirvi che non è di un mio ritmo sempre così blando Mi dicevo adesso ma si è mosciato no è che cerco di arrivare in fondo quindi aspettatevi una primavera eh, di, <ride> di forte urla da parte mia 5.000 lire di Antonio da Messina, il 1000 lire Marco Polo, il 10.000 lire Volta, il 5.000 lire Bellini, il 1.000 lire Montessori, il 2.000 lire Marconi e poi, vabbè, questa è che la copertina. Se l'avete contate con me, sono 15 banconote, amici miei, noi ve le offriamo e questo che cos'è? Questo si chiama invito al collezionismo. Questo è l'invito che Bolaffi fa al proprio pubblico, dicendo: qua c'è un valore di catalogo superiore a 900 euro che è dato dalle 15 banconote, dalle pagine, dall'album, dal catalogo che le va a documentare una per una. Ma noi non vogliamo in questo momento chiedervi 900 euro ancora di più. Noi diciamo 395 euro. 395 euro per il lotto numero 29, segnatevelo, ma più che segnatevelo fate il numero di telefono e confermatene una delle disponibilità che abbiamo stasera perché ne abbiamo da parte qualcuna, abbiamo aspettato un po', ma finalmente abbiamo qualche disponibilità. Prezzo bloccatissimo, non l'abbiamo ritoccato di un centesimo rispetto all'anno scorso. 395 perché? Dice: ma perché scusa se vale molto di più, me la date a 3,95? Siete impazziti? No, si chiama marketing, eh, si chiama semplicemente marketing. Noi mh, dobbiamo invitare al collezionismo nuovi. Amici, speriamo, lo facciamo nella maniera che ci piace di più, invece di spendere in promozioni, magari di qualunque genere e dire: vabbè, noi spendiamo in pubblicità e quindi quello che spendiamo lo dobbiamo ricavare, quindi teniamo il prezzo magari a 700-800 euro un po' più interessante, ma al minimo. No, noi diciamo bene, investiamo sul cliente 3,95 praticamente. Non ci guadagniamo niente, ma speriamo, e qui lo dico sempre guardandovi in faccia, perché bisogna essere molto molto seri, noi speriamo che vi venga la voglia di andare avanti in questa raccolta. Questo è il quanto, questo è tutto, è molto semplice. Borafi investe su di voi banconote catalogate, non è che ce le siamo andate a prendere in uh, chissà che stock di... Di, 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 di prove o di cose sono banconote catalogate, autentiche certificate, andate a vedere le quotazioni una per uno e vi rendete conto del grande vantaggio godete la collezione delle banconote è un libro di storia raccontato da colori, immagini, disegni ogni banconota e anche qui siamo in una diretta televisiva se vado a entrare nel merito di ogni esemplare passiamo le prossime ore e mezza ma vorrei che davvero vi rendeste conto di come sia bello rivivere la storia. Attenzione, dietro a ognuna di queste pagine, questo ad esempio ho preso a caso, 2000 lire eh, del um, Marconi, dietro alla pagina c'è la storia della banconota, quindi non sono messe in un album così a caso, qui c'è studio, c'è lavoro perché? perché si possa godere dell'oggetto, dell del gusto del collezionare con conoscenza, con informazione. Eh. Mi dai eh, un'immagine... Della, delle 15 banconote ancora che girano, perché voglio ricordare che è un lotto ricchissimo, va dal 44 al 90, il 44 a 90, abbiamo qualche disponibilità. E eh, quindi adesso io riapro il centralino. L'ho voluto tenere un attimo sopito perché quando ci sono le offerte, così a 3,95, così invitanti chiaramente il risultato qual è che poi tutti insieme andate a prenotare. E io eh, chiaramente di questo vi, vi ringrazio, però siate rapidi perché noi a mezzanotte chiudiamo, ma io chiudo anche prima qualora, eh, qualora ci sia eh, l'esaurimento dello stock, perché lo stock non è lo stock di banconote ma è lo stock di lotti. Quindi il centralino ovviamente appena aperto ha iniziato a, a lampeggiare in tutti i suoi... E le sue, sì, Laria, grazie. Signor Roberto, un saluto alla Capitale. è Arrivato dalla Capitale la prima conferma. Signori, non ne ho per accontentare dieci di voi, non ne ho neanche per accontentarne nove, non ne ho neanche per accontentarne otto. Non voglio fare il piazzista, ma ve lo dico. Molto tranquillamente ne ho 5, ne avevo 5, ne ho più soltanto 4. Quindi eh, perché? Perché noi cerchiamo di allestirli e credetemi, la difficoltà, sapete dov'è? Trovarle belle queste banconote. Uno diceva: Vabbè, ma il 2000 a Marconi ce l'avevo in tasca, è vero? Ma il valore di queste banconote soltanto le prime 4, la serie della, della luogotenenza la serie della luogotenenza gentili ospiti. Queste quattro banconote da sole eh, meriterebbe una richiesta ben superiore. E vedete, vi sto parlando di quattro banconote. Guarda. Guarda, queste quattro da sole già, se vi chiedessi, scusate, aspetta, però visto che voglio fare il brillante almeno che lo faccia un po', un po bene, se io vi chiedo del 3,95, per queste quattro soltanto già vi sto trattando benissimo, già vi stiamo dando... Un grande invito, ma insomma 3,95, ma le vuoi pagare a rate, dici cioè, ma 3,95 io posso pagare in due volte, ma non è per le 3,95, ma non avevo intenzione, ma ah, stai collezionando monete, il parallelismo tra monete e banconote, stai collezionando francobolli, ti piace la dea carta, invece che la dea moneta, la carta moneta, bene, incuriosisciti, vedile, comunque ti metti da parte un lotto a 3,95, poi se non ti piace, se non convince, lo dico sempre, qui si tratta di... Scegliere di partire, poi ehm, si decide se andare avanti, ma bisogna vederle. Bisogna vederle. Poi, sapete cosa, cosa qual è la mia intenzione? Io ve l'ho dichiarata che vi venga voglia di dire ma e aggiungerne un'altra, e perché no? Questa, per esempio, è una bella banconota di Repubblica, quindi di questa collezione. Questo è un 5.000 lire, uh, chiedo scusa, lo tengo così perché si vede bene. Questo è un 5.000 lire cosiddetto Repubbliche Marinare ci porta, e eh, lo so, c'è un po' di riflessi che devo tenere tenerla ferma. Aspetta, eh. faccio due cose contemporaneamente, non ci riesco. Eccola qua: 5.000 lire Repubbliche Marinare, 1220 euro l'8,30, e questo è l'intento. Ma a queste potete arrivare. Potete arrivarci nel momento in cui vi viene voglia di andare avanti. Questo famoso 5.000 lire sarà l'ultimo 5.000 lire di grande taglio che viene stampato in Italia, si rifà ancora alle grandi banconote dell'Ottocento, del Novecento, un quadro, un'opera d'arte. E non dico a caso un quadro perché qualcuno di voi, immaginate chi lavora col danaro in banca, chi lo fa per mestiere, il commercialista, il. il, il chi regalavi una bella banconota, anche quello è una, un discorso che eh, potete tenere in considerazione. Questa è una banconota, stasera guardate, ho un, una conduzione forse un po' diversa dal solito, sto un po' improvvisando, ma perché voglio sollecitarvi un po' su tanti tanti stimolanti eh, processi. Guardate, questa è molto bella, Guarda, la tolgo per mostrarla così si vede meglio, troppa plastica. E sono tutte protette dalle plastiche. Guardate che, che capolavoro! Questa banconota, trovarla intatta, senza pieghe profonde, senza buchi, è qualcosa di quasi impossibile. Guardate guarda il retro, bellissimo. Contrassegno Banca d'Italia. E questo è il 5.000 lire degli anni 40, 47 è il primo anno in cui fu prodotto. Ma adesso dai, vi voglio, vi voglio far vedere un'altra banconota, poi saltiamo avanti e indietro. Intanto, grazie, è arrivata la seconda conferma per il lotto a 3,95, gentili ospiti, ne ho più soltanto 3, 15 banconote della Repubblica con in omaggio tutto ciò che la, sono le pagine. Ehm, le schede per conservare tutte le banconote ve lo ricordate il film di Totò la banda degli onesti quello in cui Totò Peppino De Filippo eh, stampano banconote da 10.000 lire eh, con cliché che <ride> trovano insomma una, una, un... togliamo la, la grafica Enrico, per favore. E, mh, questo ecco a comprendere come uno dice va bene ma poi spendo 3,95 poi andare avanti chissà quanto ci vuole questo esemplare degli anni 40, tra gli anni 40 e gli anni 60, lo offriamo a 925 euro. Questo è il 10.000 lire Repubbliche Marinare, stampato tra il numero 48 e il 62. Dei colori <ride> pazzeschi, questi rossi, queste, queste immagini. La difficoltà era voluta di questi disegni per rendere la vita difficile ai falsari. Quindi, arricchire. Di eh, elementi floreali, di eh, greche, di eh, colori eh, sfumati, dava proprio l'effetto di complicare la vita ai falsari. E oggi parliamo di qualcosa di eh, stupendo, disponibile, a 925. Tutte con le loro certificati di qualità, tutte garantite autentiche ovviamente, come da tradizione. Ok? <coughs> ok, andiamo avanti, la tolgo. Ho anche delle banconote del regno, ma andiamo con calma. Che ore sono? 22:44. Alle 11 vi voglio raccontare una storia. Dai, vi voglio fare vedere una cosa. Banconote dello scandalo. Qui siamo torniamo nel regno d'Italia, Questa banconota fu coniata negli anni 20. Si chiama 500 lire mietitrice e lo scandalo fu dato proprio da questa immagine, una immagine della mietitrice, questa donna con il seno scoperto, questo seno scoperto che oggi fa sorridere, eh, ma che nel 26 fece un grande scandalo, quindi questa fu una banconota che fece tanto tanto discutere e fu anche poi ritirata, questo esemplare stasera si presenta eccezionalmente conservato, un 40%, e va ad inserirsi nella collezione delle banconote del Regno d'Italia, quella che vi ho presentato la settimana scorsa. 965 euro, il lotto 33. Lotto 33, 965 euro. E questa è la scheda che chiaramente racconta tutti gli aneddoti e le, le tecniche e le storie della banconota stessa 965 vi potete veramente divertire con questa collezione con richieste davvero molto molto guardate guarda il retro guarda che bello ecco questa sul conto c'è il fascetto questo è il contrassegno le banconote avevano sempre uno stemma, un contrassegno, e spesso la banconota viene ripetuta con contrassegni diversi. Questa è del ventennio, quindi riporta, vedete, ottobre 22, che sul fascetto poi da ora abbiamo visto ottobre 23. 9,65. Chi sta collezionando le banconote, chi la settimana scorsa magari ha già scelto l'inizio di collezione, l'arricchisca ad esempio con questo bell'esemplare. Vai, 9,65. 9,65. Vieni con me che voglio far vedere, le banconote sono, se stiamo esaurendo i lotti, eh? li stiamo esaurendo, sento il centralino che sta continuando a confermare, quando le ho finite, le ho finite, vi do l'ultima provocazione delle banconote e poi ci torno su richiesta, però questa è la, forse una delle più mitiche, qui Enrico di solito fa partire una simpatica musichetta, ma non so se è così pronto stasera, questo è il famoso mille lire, Grande M, se potessi avere mille lire al mese, si cantava in quegli anni. Siamo nel 1926. Oh, chiedo scusa perché... Guarda che meraviglia. Dover campare, questa di tradizione. Il dare la cantiamo. Quindi, a, ti stoppa un attimo. Ma se un posticino, domani, cara, io troverò. Cominciato un po' dato prima. Ti coprirò, se potessi avere 1000 lire al mese. mese. 1550 invece la richiesta per questo biglietto di, di banca da 1000 lire del 26. 1050, Coniato fino al, stampato fino al 43 a 45% di qualità introvabile, in questa qualità a questo prezzo 1550. Dimmi pure, Ilaria. Sì. Signor Innocente, buonasera. Eh, il lotto di banconote, le posso eh, intanto mh, dare un ringraziamento. Ehm, le faccio, non so se era al telefono, quindi forse non è riuscito a seguirlo. Eh, nel eh, lotto che lei ha confermato questo lo dico anche agli altri eh, eh, so, sono presenti appunto le 15 banconote eh, Bergamo mi hai detto, giusto? Bergamo ci sarà un gentilissimo eh, Walter Moy che lei se ha avuto modo di vedere le nostre trasmissioni anche il venerdì lo, lo avrà incrociato che è il nostro funzionario che le porterà a vedere le banconote senza impegno glielo dico già subito eh, se volesse per esempio, si faccia portare in visione, a parte abbiamo predisposto degli, degli altri lotti per proseguire con un bel numero cospicuo di banconote. Ma non, non manchi queste due, guardi. Non manchi queste due. Sono una coppia bomba. Sono il 5.000 e 10.000 lire della Sono le ultime due banconote stampate in Italia. Appunto, nel periodo repubblicano, di grande modulo, cioè di grande dimensione, sono i cosiddetti lenzuoli. Il 5.000 lire a 1.220, il 10.000 lire a 925 euro. Io non le chiedo di decidere questa sera di acquistarle, tanto più se è la prima volta che magari. Eh, ci fa la, la, la cortesia e la gentilezza di seguirci. Ma proprio per rendersi conto della qualità, dell'importanza, della, eh, della forza di questi esemplari, conoscerli anche meglio, eh, metterli da parte, eh, metterli in borsa e portarglieli è sicuramente un piacere e per lei la possibilità di comprendere come meglio magari arricchirla questa collezione. Io queste due, ad esempio, le confermerei immediatamente e poi ne ho una terza di Repubblica sempre, che è il 50.000 lire degli anni 60. Questo invece è dedicato a Leonardo da Vinci. 50.000 lire. Questa banconota, pensate, fu stampata tra il 67 e il 74, poi eh, fu sostituita dalle 50.000 lire quelle mh, primavera, quelle che ricordate forse un po' più facilmente. Una banconota decisamente rara, in questo caso in una qualità decisamente alta perché è un 80%, questa banconota si può tranquillamente definire prossimo al fior di stampa, e il lotto numero 32 viene offerto a 1495 euro. 1495 euro. Queste tre banconote possono arricchire già l'album che avete confermato. 1495. Quindi l'amico mio di Bergamo se ha piacere una telefonata per dire eh, me le portate a vedere senza impegno, lo dico già subito, eh, però effettivamente vanno ad arricchire. Eh, L'altra cosa qui però chiedo a Enrico Lumi, Enrico tu sei in grado di mostrare... L'album delle banconote del regno, volevo quella piccola proposta che abbiamo fatto la settimana scorsa, che non so se il nostro amico di Bergamo ha avuto modo di, di, di considerare, nel senso che esiste una proposta assolutamente analoga per la parte precedente al regno, a quel 44, a quella luogotenenza, vale a dire le banconote del regno d'Italia, per le quali esistono anche lì un album, esistono eh, i fogli esiste soprattutto una proposta eccola qua di sei banconote e se magari uno volesse dire "Ma ah, quasi quasi io mi creo la struttura base di tutta la raccolta, quindi delle banconote del Regno e della banconote della Repubblica", questo amico mio potrebbe essere un'ottima scelta, cioè sei esemplari. Sono il 5 lire floreale, questa è la banconota pensi del 1904, una banconota del 1904 ci porta all'origine stessa della collezione. È un 5 lire cosiddetto floreale con la matrice. Qui abbiamo 6 banconote e una proposta di 495 euro per 6 banconote del Regno con l'album e tutti i fogli. Adesso le vediamo. Eh, se riesci Enrico le facciamo vedere tutte e se. sei. Questa la stiamo un po' improvvisando perché non ce l'ho qua fisicamente stasera ma con la stessa filosofia e il consiglio che io do sempre è creiamo la struttura di base, eh? quindi regno e repubblica e poi la andiamo a incrementare nel tempo quando si abbia voglia. I buoni di cassa del 1914, questa è una, la seconda banconota di questo lotto, eh, poi ce ne saranno altre altre quattro, adesso pian piano le vedremo, mm, può essere un buon consiglio, un buon suggerimento, spero sia accolto. Le dieci, ecco qui c'è la serie completa dell'impero interessantissima. Stasera abbiamo visto il 20 lire. Eh? Guardate che abbiamo disponibile la serie impero in nickel e qui abbiamo le banconote che la vanno a sostituire. Il 10 lire impero del 35, abbiamo il 5 lire, poi lo vedremo, il 2 lire e la lire impero. 6 banconote, ripeto 4,95 con l'album, i fogli e tutto ciò che serve per raccogliere. Io il consiglio che do è 4,95 più 3,95 si hanno già 21 banconote della collezione, visione gratuita, arrivano a Bergamo, arrivano a Roma, arrivano a Mondovì, arrivano dove siete presenti, dove, da dove ci state chiamando e ve le portiamo a vedere. Ben che va, le prendete tutte, ma che va dipende dal punto di vista le scegliete una piuttosto che l'altra e arricchite la vostra bella collezione. Bene, allora sono le 22.55. Allora, facciamo così. Uh, dunque, facciamo un po' d'ordine qui sul set perché ho creato un po' di confusione. Volevo ancora, tanto stammi sulle, sulle banconote della Repubblica perché ho ancora due lotti disponibili: era 3,95. Questo momento un po' di confusione nasce dal fatto che lavoro in tempo reale anche col centralino. Le 15 banconote stasera della Repubblica Italiana, quindi l'album, i fogli e i 15 esemplari autentici, valore di catalogo superiore ai 900 euro, vi arriva a 3,95. 3,95 per averle in visione gratuita. Allora, bevo un goccio d'acqua. Stupende, stupende queste banconote. Sono da scegliere. Sono, sono dei quadri, delle piccole opere d'arte. 500 lire a Retusa, la Ninfa Retusa, il 1000 lire Verdi, qualcuno se lo ricorda, anni 60, le 2000 lire Galileo. Queste banconote però bisogna trovarle integre e queste sono tutte in fior di stampa o oh, le più antiche, vicinissime. Sto cominciando ad avere qualche problema di voce, eh. Ok, allora queste mettiamo le dritte. Perfetto. Allora, facciamo una carrellata, così sistemiamo tutto il set, diamo la possibilità, sono le 11, di rivedere chi si è già perso. Enrico, se riesci le confermate, magari poi sotto, quindi la quadriga, il Napoleone, la, il Traiano, tutta quella parte lì la puoi e Invece facciamo vedere a tutti, se sì, mi sembra un idea, così mi, mi organizzo anche un po' meglio: due o tre minuti, una carrellata, una panoramica generale su tutto. Rientriamo, attenzione, non è finita perché? Eh eh. Qui c'è la bomba, eh! Qui c'è la bomba, qui c'è la bomba che faremo esplodere a rientro dalla trasmissione dalla cavellata, quindi 3 o 4 minuti, vedetevi tutto il palinsesto e la cavella di quanto presentato, ok. Eh, confermate, chiamate, ci siamo al centralino, se qualcuno ha bisogno di parlare con me, ci sono e rientriamo poi sulle vostre richieste, ovviamente, e sulla bomba che c'è qua dentro. Eh, nel frattempo, vi do ancora un suggerimento, perché sta, le stiamo esaurendo, ma ci tengo, le collezioni di banconote, le 15 banconote della Repubblica, catalogate sul nostro catalogo generale, ecco, ci tengo perché qualcuno ha detto, vabbè, ma sono banconote, no, guarda, il 500 lire a Retusa, banconote che hanno il loro valore di listino, quindi... Beh a comprarle una per una spendi 900-950 in più dei comprarti l'album, le pagine, te le sto offrendo a 3,95-15 esemplari con gli album, le pagine e il catalogo, credo che sia una buona opportunità. Ci vediamo tra pochi minuti. Buonasera, eccoci qua, siamo rientrati, nel frattempo tante telefonate, tante richieste, grazie per le conferme, un saluto all'amico Pasquale, sempre presente, avevo modo di, eh, spero ricambiato, piacere di conoscerla e quindi mi impegno prossima volta eh, che eh, ci sia la possibilità di venire a trovarla il fila a Milano, ci sono mercoledì, ma non so se sarà già possibile. Comunque, al di di quello, grazie ancora, quindi le banconote nozione per tutti, anzi informazione per tutti, le banconote singole non sono disponibili, avete ancora qualche chance sull'otto delle 15 banconote della Repubblica a 3,95 con la struttura iniziale. Bene, allora, la trasmissione è tutt'altro che finita, avete possibilità sulle monete d'oro, eh, io mh, ho apprezzato la, la conferma delle banconote, devo dire che mi ha un po' colpito e ancora un istante lo voglio passare, Dice, ma perché non, non ti soffermi su una bella moneta d'oro che è più facile eh, che colpisca a casa? Sulla serie di monete del 36, quella serie cosiddetta dell'impero, perché le ho tutte e quattro, non ce le ho mai, le ho tutte e quattro, ce le ho tutte in qualità straordinaria, eh? sono al 90% all'80, al 75, all'80 è una serie talmente bella che ho detto prima mi dispiacerebbe disperdere sono le monete in del 36 chi fa la collezione del regno è un passaggio che deve fare tra l'altro è un passaggio anche che si fa senza grosso sforzo difficile trovarle belle trovarle in qualità pressoché prossima al conio è impossibile ho voluto fare un regalo, una sorpresa chiamatelo come volete dicendo le volete una per uno? vi do i prezzi, anzi li ho anche dati, 1230 910, 800 e 900 ve l'ho detto in sequenza da sinistra a destra però mi piacerebbe non disperderla questa collezione in questa qualità, 3750 già prezzo scontato per chi dovesse confermarle tutte e quattro vederla, metterla sul tavolo e innamorarsi di una serie anche questa con una grande storia alle spalle e quelle aquile che poi abbiamo rivisto guardate quell'aquila della della lira, no? la terza da sinistra, la seconda da destra, se non è la stessa aquila della moneta di Traiano che è stata confermata un'oretta fa. E quindi cosa vuol dire? Che Vittorio Emanuele III si ispirava, e qui siamo negli anni del ventennio, nella, negli anni dell'impero, dell proprio agli imperatori romani. Favolosa, io la adoro. Bene, allora, però, vien avec moi, come diceva... Allora, Qui dentro c'è una bomba, lo dicevo prima, è una bomba che esploderà tra qualche istante, motivo per cui invito tutti coloro i quali sono alla ricerca delle grandi rarità, tutti coloro i quali hanno voglia di mettere in collezione uno di quegli esemplari che fa la differenza tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha, cioè una, una linea, no? di demarcazione a volte su cui se eh, sei da una parte sei uno dei fortunati, se sei dall'altra parte sei uno di quelli che eh, non può dire di avere una collezione completa. Stiamo parlando della collezione delle monete della Repubblica Italiana, quindi le monete che furono coniate dal 1944 al 2000, è una collezione giovane se vogliamo in qualche maniera, perché? Perché è composta da tante belle monete ve le abbiamo presentate spesso e spesso le avete scelto con questi gruppi di monete anche la settimana scorsa eh, è una collezione all'interno della quale esistono delle monete d'oro 16 monete d'oro, belle eh, tutto sommato non impossibili da scegliere ma c'è uno scalino che solo mille persone possono superare quello scalino nasce da questo documento questo documento è un atto ufficiale, chiaramente ne è copia, dello Stato della Repubblica della Quinta Commissione Finanze e Tesoro del mercoledì 13 novembre 1957. Il presidente, la presidenza era di Giacometti e una seduta del Senato della Repubblica, la 142esima seduta in sede deliberante, che deve occuparsi tra le altre cose e lo vediamo, bravissimo Enrico, della discussione e approvazione del disegno di legge, due punti, fabbricazione ed emissione di moneta d'argento da lì e 500 da parte della zecca 2172, approvato dalla Camera dei Deputati. Questo è l'indice, se andiamo a pagina 2592, troviamo in basso il pezzo anzi c'è tutta l'articolo la, la, chiaramente io qui ho eh, voluto ehm, segnalare un pezzo la nuova moneta da 500 lire che si intende mettere in circolazione è stata studiata <coughs> in modo che sia abbastanza leggera da non recare disturbo ma non tanto da perdere qualunque valore attrattivo lui dice se ben ricordo questo è Giacometti. Il suo peso è inferiore a 11 grammi, se ben ricordo, dice lui. Pur essendo ancora in fase di studio, ovviamente lo studio si è dovuto iniziare prima ancora di conoscere il parere del Parlamento: si può dare per certo che essa porterà incisa su di una faccia una testa di donna di ispirazione cinquecentesca e sull'altra le tre caravelle di Colombo. Io l'ho trovata di un certo gusto. E di una certa eleganza e senz'altro infinitamente più bella di tutte le monete esistenti oggi al mondo. Bene signore, questo che è un atto ufficiale, spaccherà nel 57 il mondo del collezionismo in maniera virulenta. Nel 1957 a Roma il Senato sta approvando. Una l'emissione di una moneta d'argento dice, ma come mai è così roboante la cosa? E lo è perché l'ultima moneta d'argento che era stata coniata in Italia, l'abbiamo vista stasera, è andata confermata, era il 20 lire del 36. Dal 36 al 57, in Italia non c'è la forza, non ci sono le risorse per coniare monete utilizzando metalli nobili, figuriamoci l'oro ma anche l'argento. Nel 1957, però, finalmente siamo nel boom economico, quello che qualcuno sta annunciando essere in arrivo, e che ci porta a dire all'Italia: coniamo finalmente una moneta d'argento. La moneta viene approntata, viene affidato l'incarico di coniazione di a un incisore che era un incisore famoso, Giampaolo, che lavorava nella zecca di Stato, il quale presenta le prime eh, indicazioni. Quelle indicazioni, quindi dei, delle prove, eh, soddisfano molto dal punto di vista estetico sul diritto, dove c'è questa figura femminile che cita appunto Giacometti, non altrettanto sul rovescio. E questo ovviamente non c'è in questo decreto perché questa è la fase che c'è dietro, è la famosa fase di studio a cui fa riferimento il senatore Giacometti. Risultato? La, uh, le prove che uh, l'incisore Giappolo portò erano legate a immagini floreali che non, non piacquero. Quindi il Ministero affidò a un altro incisore, un giovane incisore d'eroi, uh, lo studio del rovescio. Veroi capì che si poteva giocare una grande opportunità nell'andare a realizzare per la prima volta una moneta che poi lo lanciasse nel mondo dell'incisione monetaria e lui realizzò le tre caravelle, le disegnò, le realizzò, le portò in visione ai tecnici e al comitato che doveva deliberare, piacque, realizzarono le monete, ne realizzarono mille e le realizzarono è alla fine dell'anno del 57, perché Perché ormai la, la legislatura si sta completando e il ministro voleva, eh, il senatore Medici, regalarle a tutti i parlamentari per in qualche modo eh, celebrare questo momento. Viene coniato il 500 lire nel 1957 con l'indicazione di prova e messa a disposizione dei parlamentari. Quella moneta, signori, è in questo cofanetto. Quella moneta è una bomba perché... E adesso lo andiamo a vedere perché il risultato fu la coinazione di una moneta fantastica, eccola qua, moneta che però creò immediatamente un caso numismatico. Il 500 lire con le tre caravelle di Colombo riportava un incredibile errore. Le bandierine delle tre caravelle, la Nina, la Pinta e Santa Maria, erano al contrario. Adesso estrarò... Della sua capsula protettiva, la moneta così la potremo vedere nella migliore visione. E nel frattempo andiamo avanti nel racconto di questa meravigliosa avventura. Quindi affido la moneta al nostro Alberto perché possa raggiungere come merita la telecamera di precisione. Alberto che mi diceva un giorno, io ne ho una Eh ma purtroppo Alberto non è del 57, siamo nel 57. La notizia di questa meravigliosa nuova coniazione, ovviamente diventa di dominio pubblico, tale per cui la immagine di questo 500 lire viene pubblicata su tutti i giornali. E così come l'hanno vista nel 1957, la vediamo noi questa sera nei nostri teleschermi, noi ne conosciamo la storia e adesso continuiamo nel racconto. All'epoca non la conoscevano, non era ancora scoppiato il caso, e scoppiò grazie a un'intuizione di un uomo di mare. Andiamo a vedere la moneta. 500 lire c'è scritto, c'è scritto prova in basso a sinistra, vedete, Repubblica Italiana, le tre caravelle, le tre caravelle con le vele contro vento. È riapparso magicamente anche lo sgabello, quindi posso sedermi, anche se è un po' bassino, ma va bene. Eccolo qua, il grande, eh, il, la, 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 come si dice, la moneta più ricercata da tutti gli italiani. La moneta che con la scritta Vieni prova rappresenta una delle 1.004 esemplari, attenzione non 1.400 ma 1.004, che fu coniata come prova da regalare appunto ai parlamentari perché potessero celebrare questa novità. Ma eccolo qui l'errore, le vedete il vento che soffia da sinistra del vostro teleschermo e gonfia le tre caravelle, dovrebbe naturalmente spingere le bandiere anche in questo senso, cosa che non avviene. Ma chi si accorge di questa cosa? L'eroe? Le no. Il ministro Medici? No. Vedete una, le, le caravelle che gonfiano anche se dalla parte opposta comunque le vele e le bandiere seguono la stessa no non se ne accorgerà nessuno se non il 10 dicembre del 1957 il capitano di marina giusco di calabria ce l'hai le immagini di quella cosa. Perfetto. giusco di calabria scrive una lettera aperta al tempo il giornale di roma una lettera come si fa oggi ai quotidiani, forse oggi si usa un po' meno, a Torino c'è sulla stampa, c'è Specchio dei Tempi, e scrive: Signor Direttore, nella prima pagina del suo giornale ho avuto modo di vedere la riproduzione del nuovo scudo da 500 lire che entrerà in circolazione in Italia dopo Pasqua. L'annuncio era di una circolazione dopo, dopo la, la, la Pasqua. La mia qualità di marittimo mi ha portato a notare un certo anacronismo laddove, nel verso dello scudo, lo scudo si fa riferimento chiaramente a un modo di definire le monete d'argento del Regno. Le bandiere delle tre navicelle naviganti, col vento in poppa quasi, sono dirette in senso contrario. Ciò non è possibile che avvenga perché la velocità che può raggiungere un veliero non supera mai quella del vento. Per la qualcosa la bandiera non può orientarsi in senso opposto. Non ritengo sia il caso di fare alcuna dissertazione relativamente alla direzione del vento, poiché è scopo di questa mia richiamare l'attenzione a chi di dovere per esaminare il caso prima che sia troppo tardi. Questo scriveva il capitano Giusco di Calabria, e al quale veniva risposto con due righe ringraziando e salutando. Ma queste 25 righe hanno creato uno dei casi più importanti della numismatica italiana. Il caso per cui la moneta fa, questa, questa lettera fa immediatamente scattare tutti i controlli al ministero, alla, alla zecca e si rendono conto effettivamente dell'errore. La soluzione più semplice, che verrà attuata considerando che la moneta doveva ancora essere messa in circolazione, fu quella di andare a rifare il conio, quindi Veroi fu chiamato in tutta fretta, a rifare il conio con le, le bandiere poste nella direzione corretta. Ma a quel punto la bomba era esplosa e quindi grande caccia al 500 lire con le bandiere contro vento. Caccia che comincia il giorno dopo la vicenda e che porterà milioni di italiani e lo fanno ancora oggi, ma lo fanno ovviamente con un approccio che è quello del collezionista, perché le monete non circolano più. Che per anni hanno cercato sì, di. ma stiamo pure sul, sul, su questa immagine, stiamo pure su questa immagine. Il diritto ve lo mostrerò dopo, è la, la famosa figura femminile, ma è su questa che voglio stare. Bene, la vicenda non si ferma perché ci fu poi una contro controlettera eh, del genio militare, del genio navale che eh, sempre sul tempo, il 19 dicembre del 57, contestava Giusco di Calabria il fatto che la nave le navi potessero avere le bandiere controvento navigando di Bolina, ma questo evidentemente eh, Giusco di Calabria dissentì dicendo non è possibile parlando di caravelle. Bene signori, la qui vieni anche con me, caro Enrico, la eh, moneta... Ovviamente eh, ricopre uno di quei punti di passaggio epocali. Guardate, stasera ho parlato di, del sesterzo di Antonino Pio che cita la, la dea moneta e che non avete confermato, ma probabilmente perché eh, si è perso un po' nell'analisi nell di altre monete. Ma eh, chiaramente con livelli di varietà differenti. Ci sono monete che segnano un pochettino il tempo. Quindi al di là del fatto di collezionare un certo tipo di percorso, ci sono monete che quando ci sono. Il gioco di parole, non si aspetta un istante. Questo esemplare, stasera sono felice di, eh, di potervelo presentare perché questa moneta ha, ha vissuto poi una vita molto precisa. È finita nelle mani di questi parlamentari. E chi ce l'aveva se l'è tenuta. Eh, un esempio: ce l'hai questa, Enrico? Mi pare di sì. La lettera se non la, la tiro fuori e la inquadriamo, eh, non ce l'ha. Allora, guardate, qualche anno fa abbiamo acquistato. Questi sono i due, due articoli che abbiamo chiaramente visto, che chiaramente poi diamo insieme alla moneta a chi la va a confermare. Ma secondo me è molto interessante è la lettura di questo manoscritto. Anzi, facciamo così, guarda, <ride> forse è un po' meglio. Allora, qualche anno fa acquistammo una, un esemplare, e quell'esemplare era stato avvolto all'interno di una cartina che è la seguente: questa è una copia, chiaramente abbiamo trattenuto l'originale a scrivere è uno di questi parlamentari che aveva avuto in mano la moneta e che la lascia ovviamente come avviene in eredità ai propri eh, figli lasciandogli questa nota. Andiamo a leggerla insieme. <coughs> Io però così non ci vedo, quindi dovete avvicinare un po'. Moneta d'argento al dalia 500 coniata a titolo di prova, sottolineato, nell'anno 57 con bandierine in posizione inversa a quelle Risultanti nelle monete in circolazione, trattasi di moneta, sì, effettivamente. Mi sforzo, io apro perché sennò viene mal di mare. Trattasi di moneta di eccezionale rarità, di esse ne sono state coniate mille che sono state distribuite dal ministro del tesoro, senatori medici, a tutti i parlamentari. Il suo valore numismatico, questa lettera è manoscritta nel 59, dattilo scritto e firmata è di circa 40.000 lire e ritengo che il suo valore aumenterà, non confondetela con quella di circolazione e poi spiega alcune dati tecnici. Nel 59 nel 59 qualcuno che ha scritto questa lettera, quindi non un mercante, non la Bolaffi, non collezionista, che ha, ha avuto questa moneta in mano si è reso conto di cosa sta succedendo. 500 lire nominale, offerta, proposta, valeva 40.000 lire. Una crescita esponenziale. Ma cosa è successo, amici? Che per 50 anni questa moneta non si è vista. Perché chi ce l'aveva, l'aveva vissuta questa esperienza, ed era un senatore, un parlamentare, normalmente gente che non aveva proprio grossi problemi economici, se l'è tenuta. E quindi non si è vista. E Il mito, la leggenda cresceva. Risultato, quando cominciano ad apparire no? negli anni 80, comincia il suo, la sua crescita di valore, una crescita inarrestabile quasi. Questi esemplari di moneta eh, si possono trovare normalmente in due stati di conservazione: molto alto, quindi prossima al conio, eh, al 90-85%. Eh, qualcuna, come in questo caso, un esemplare a me piace tantissimo, non vi confonda la, la patina, quella, quella che sembra quel grigiore lì, è l'argento che è vivo. Eh, se voi la comprate, il giorno che decidete di comprarla, e volete che torni al suo splendore originale, basta un minuto in un liquido lavamonete e ve lo do io, ma non ditemelo, lo fate ma ve lo tenete per voi. Io non ve lo, non ve lo voglio assolutamente consigliare, perché l'argento è vivo, ha una storia quella patina. Quindi questo esemplare stasera, gentili ospiti, lo dovete scegliere con la fortuna e il vantaggio di una qualità comunque espressa molto interessante, un 60%, un rapporto qualità-prezzo che quando c'è è giusto. Io vi ho portato un esemplare, forse ancora l'anno scorso, di una qualità molto più bassa, aveva dei segni, aveva dei graffi evidenti, quindi sicuramente costava meno, ma questo è l'equilibrio, questo è quello che quando si può pensare di avere soddisfa davvero il palato. Di tutti, di tutti i nostri collezionisti che se vanno nell'ambito della ricerca del, dell'esemplare 70, 80, 90% devono affrontare cifre che vanno ormai più vicine ai 30 che ai 20. Qui siamo con l'828 a 23.625 euro di richiesta, una moneta che da sola vale un percorso di collezione che da sola vale il senso di quel bene rifugio a cui facevo riferimento. Una moneta che non sarà messa in discussione mai, perché ha una storia talmente diffusa e conosciuta che eh, la conoscono davvero eh, tutti coloro i quali approcciano la numismatica o magari neanche, perché fa un, ha fatto un percorso meraviglioso. Eh, so che Uh, ci sono tanti di voi che stanno collezionando la monetazione della Repubblica, in senso più ampio del termine, le banconote, le, le monete d'oro. Fermiamoci un attimo. Uh, avete avuto occasione altra di scegliere questa moneta in passato? Non c'erano le condizioni? Uh, oggi discutetene con noi. No, discutere è un termine che non mi piace. Parlatene con noi. Questa è una, è una moneta che, se uno decide di comprare, perché poi oggi non dovete comprare nulla. Oggi ci dite, uh, me la mettete da parte, ci sediamo seriamente a un tavolo e ragioniamo anche su eventualmente come pagarla. Perché un oggetto così non è che dovete comprare e un assegno da 23.000 euro potete frazionarla in tanti mesi, potete creare dei momenti di pagamento, vi servono tre anni per pagarla, dice ma come tre anni? Sì, Bolaffi, non è che Bolaffi vive in un mondo che è fuori dall'ordinario, così come si compra un'automobile e si paga in cinque anni, si può comprare anche una moneta, magari in cinque anni, qualcuno dirà eccolo, l'hai detto, ma mi compro un'automobile, fai te, ma l'automobile magari ce l'hai già. E quando la compri, il giorno dopo vale più niente. O comunque è un oggetto che si va, comunque non si può paragonare perché è un oggetto chiaramente da utilizzare. Qui siamo di fronte al grande collezionismo, ai grandi pezzi e quelle, non a caso, c'è scritto rarità. Una moneta che si difende in tutto il mondo perché questa storia, amici miei, non è una storia italiana, è una storia italiana, certo, ma che fa alla stessa eco delle grandi monete americane con le aquile, delle grandi rarità tedesche, cioè eh, noi chiaramente siamo a, a, a suggerirvi determinati tipi di monete che sono nell'ambito della nostra collezione, con, con le azioni, con l'attenzione alle monete antiche, ma il mondo è attento alle grandi rarità. Leggevo, proprio su un forum di monete, eh, giustamente la preoccupazione dei collezionisti che dicevano, ragazzi se andiamo avanti così le bandiere rovesciate i 100 lire del 37 del regno le monete Vittorio Emanuele III importanti se le comprano tutti all'estero i giapponesi, gli indiani, i cinesi ma cioè perché amano le monete italiane? no, perché sono attenti ai numeri quando tu un oggetto ce l'hai in mille pezzi in partenza e eh, non finiti cioè non ne sono avanzati mille mille pezzi coniati ma soprattutto, già, sapete, mille pezzi coniati che circolano, sono pochi sono mille pezzi, ma mille pezzi presi e regalati a si sa chi. Andate a fare un'indagine, ovviamente diventa difficile. Eh, andate a vedere l'elenco dei parlamentari, provate a contattare uno per uno. Gli eredi ok e ti diranno ce l'ho. Pensate, vi racconto questo aneddoto perché lo racconto sempre. Eh, qualche anno fa. Mi, un giorno ricevetti una telefonata in Bolaffi di una persona che disse guardate sto cercando una 500 lire con le bandiere contro vento. Bene, una buona notizia perché chiaramente chi fa questo mestiere e gli dissi quello che in quel momento era la verità, non ce l'ho, però mi incuriosiva questa richiesta, una voce anche giovanile e lui mi disse ma sa, io questa moneta la mia famiglia desidera averla da tanto tempo perché mio nonno eh, segnalò l'errore ai tempi in cui fu emessa. Io saltai sulla sedia e dissi ma lei è il nipote Giusco di Calabria. E lui un po' si stupì perché ovviamente questo particolare non è che tutti... E allora cominciamo a parlare mi raccontò appunto la vicenda, mi ribadì quanto vi ho raccontato, ma la cosa curiosa fu che Giusco di Calabria poi fece una richiesta ufficiale per avere un esemplare. Disse io oh, mi sono accorto dell'errore e meriterò pure bene una moneta. Gli disse Giusco, ciao. E la figlia di Giusco di Calabria, madre di questa persona che mi chiamò, aveva il desiderio di completare questo eh, sogno del papà, che poi ovviamente nel frattempo non c'era più, e poi insomma arrivarono, la prima occasione ci fu possibilità di, vendere, di offrire una moneta, eh, l'acquistarono, fu un momento, non voglio esagerare solenne, ma eh, sicuramente di eh, chiusura di un, di un cerchio. Bene, stasera credo che molti di voi stanno lottando con, col telefono, chiamo o non chiamo, non chiamare con l'idea che la stai comprando, e qui non faccio nomi anche se ci sono nomi, vie, indirizzi che potrei fare, ma telepaticamente trasmetto l'informazione a chi deve riceverla perché mh, ci sarà il momento giusto, ci sarà il momento sbagliato, cioè, ma me l'hai sentito, sentito dire tante volte, è vero, e questo è il caso di questo, di questo mondo, ci sono momenti in cui eh, monete non si vedono per anni, momenti in cui se ne vedono qualcuno in più, e questi momenti di difficoltà eh, finanziarie, generali, portano spesso sul mercato anche qualche moneta in più, quindi bene approfittarne, qui la burocrazia è stata molto severa, devo dire, nell'analisi qualitativa, guardiamo anche il diritto, sì. Con l'immagine della compagna, della, eh, della moglie dell'incisore Romagnoli, che lui interpretò in abiti rinascimentali, un delitto che piacque molto, non piacque il rovescio, e quindi si passò alla, eh, alla cognizione di queste eh, meraviglie. Me le date anche ogni tanto dei feedback di commento, anche se non sono conferme? Ma ditemi solo, Lorenzo, continua su questa strada, continua a portare queste grandi rarità perché ci fa piacere vederle, oppure eh, no, guarda, è meglio tenere un profilo un po' più basso. Io mi adeguo a voi, eh, c'è cioè, BoLAF on demand, eh, non è nient'altro che voi dite cosa volete vedere e noi per quanto possibile tentiamo di eh, soddisfare la vostra, la vostra richiesta. Eh. A proposito di richieste, mi hanno chiesto di rivedere le banconote. E passo da un oggetto meraviglioso a un invito alla collezione. 15 banconote della Repubblica Italiana. Settimana scorsa abbiamo ammirato l'album del Regno d'Italia, questa sera invece vi ho portato una selezione, una selezione di 15 banconote. Sono banconote stampate dal 1944 in avanti, quindi la parte iniziale abbraccia la luogotenenza, quel periodo storico che è in mezzo tra Regno e la Repubblica e Prevede quattro, la serie completa della loro tenenza, con la lira, il 2 lire, il 5 e il 10 lire. Beh, pensate che solo queste quattro banconote hanno un valore ben superiore a quanto vi stiamo chiedendo. Vi stiamo invitando a collezionare, vi stiamo invitando ad arricchire la collezione di regno che state già facendo, o di cominciare dalla Repubblica. Avete in mente la Repubblica, il bandiere rovesciato vi ha emozionato, ma dite, vedete i 500 lire di carta che sostituiscono il mese dell'argento, la retusa del 66, 15 banconote in fior di stampa, eh, 15 banconote che eh, arricchiscono un album che vi daremo con delle pagine, con degli elementi proprio che permettono la conoscenza, le schede storiche, tutto quello che serve per una raccolta. Vi chiediamo che cosa, eh, qualcuno lo chiamerebbe contributo spese, perché qui sì, vi stiamo girando davvero il, il vantaggio di avere le banconote, l'album, i fogli eh, e poi se vi verrà voglia potete portare avanti le raccolte. Abbiamo predisposto, ve lo dico già, sì. Buonasera, Verbagna, Un saluto all'amico Giorgio che conferma una collezione di banconote. Quindi me ne sono rimaste credo una, uno o due. Se ho ben capito, perché qui adesso dobbiamo rifare i conti. Una sicuramente c'è, non fatemela portare a casa perché eh, diventa poi eh, un, così, non, un atto di, 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 di mia civetteria. Passatemelo come termine: il poter dire di aver accontentato. Ma guarda qui, cosa c'è ancora. Ancora un attimo. Guarda che bello che sto pacchetto, ah, non voglio tenere così. Non vi viene voglia di vederlo. Uh, aspetta che è storta. Così? È giusta? Guarda. E io, io non so, quando poi porterò le bandiere rovesciate al 90% a prezzi che giustamente saranno proporzionalmente più alti. Sarà il momento giusto, per carità, il momento giusto quando si comprano le monete, da parte vostra io me lo sento dire spesso ed è, avete ragione, è quando ci sono le disponibilità, è vero, però ci sono monete che si possono rimandare, ci sono scelte che si possono rimandare, ci sono scelte che bisogna prendere al volo, quando c'è la moneta, si può spostare il pagamento, si può creare la situazione e la condizione migliore, ma non prendetevi lo sforzo alle 11.40 di lunedì sera di capire come pagarlo, oddio se la prendo poi come la pago. Prendetevi il gusto di essere i primi, perché, parliamoci chiaramente e direttamente, come sempre amo fare, vieni con me. La uh, moneta che io ho avuto a disposizione l'anno scorso, qualità più bassa, mi ricordo aveva dei segni, di però giustamente è costata anche meno, forse 6 o 7 mila euro in meno, se vado a memoria, 5 adesso non mi ricordo. Io l'ho presentata forse in, no tv forse, l'ho presenta in tv, ho sollecitato eh, l'attenzione, qualcuno l'ha manifestata, qualcuno no. Ehm, poi personalmente ho portato quella moneta a vedere a un collezionista che ritenevo insieme a Fabrizio di, eh, che meritasse di valutarla, e eh, non perché la meritasse, perché aveva le condizioni giuste, insomma ve la faccio breve. Non c'è stata la possibilità di acquistarla il giorno dopo la moneta è stata venduta in Toscana. Eh, perché così? Cioè il passaggio, io ho i funzionari che mi stanno scrivendo, eh, Lorenzo, se non viene confermata me la metti da parte, me la mandi domani mattina perché io devo assolutamente offrire a un mio cliente. La moneta dell'altra volta ha fatto quel giro lì. Eh, questa fa lo stesso. Quindi ehm, vi chiedo di essere lesti nel comunque mettervi nella condizione di valutarla, di prenotarla in visione. Po, poi ci si incontra, poi ci si siede a tavola, può essere alla filaria di Milano, può essere a. Eh, dovunque siete e si ragiona e poi si arriva a dire sì, no, ma almeno si è stati primi, perché poi cosa succede? Fra un mese ecco, ci sono le condizioni. Dov'è la moneta? Dov'è la moneta? Ok, allora eh, facciamo un po' d'ordine perché sono le 23.41 e io su questa moneta credo che ci sia più necessità di, di, di insistere, vi do tutti i documenti, poi eh, è bello anche avere queste, queste testimonianze oggettive di come vedete, to lo torno al discorso di prima, sono monete che eh, sono rarità, sono oggetti, che sono importanti per il caso, non perché sono stati costruite d'arte. L'oggetto che nasce per essere collezionato, vi, vi ripeto, sì, può essere la tiratura, però non ha la stessa forza. Ciò che nasce per un altro scopo e poi il caso, le condizioni generali eh, lo portano ad arrivare ai giorni nostri fa sì che diventi un oggetto della collezione vero, reale e concreto. Mm? Ok. Allora, guarda, un altro, eh, cambiamo argomento, dai. Perché... Voglio farvi vedere una moneta d'argento greca che è, visto che abbiamo parlato di bellezza, no? Questa andiamo subito a vederla bene, che anche questa va un po' chiaramente a, a, ad ammorbidire i toni in termini di prezzi, ma non di importanza, non di bellezza. Torniamo al concetto di numeri, di rarità. Adesso ci portiamo indietro nel tempo e se le 500 lire di Veroi, di Romagnoli, del senatore Medici fanno vibrare i collezionisti di monete più moderne, il nome Alessandro Magno credo che faccia, metta tutti d'accordo. Alessandro Magno. Eh, alle 23.42 vi racconto chi è Alessandro Magno, non ci penso neanche. Ma quello che vi voglio raccontare invece è la presenza di una moneta coniata durante il grande regno di Alessandro Magno, moneta d'argento greca, che adesso la regia fa entrare in casa vostra, che ha una, una serie di condizioni di scelta, secondo me quasi unici, e ve lo vado a descrivere. Eccolo qua. Quello che state vedendo ha un nome preciso: è una tetradramma, cioè una moneta da 4 dracme coniata durante il regno di Alessandro Magno. Cioè, guarda, vieni con me un attimo Alberto, a me fa venire la pelle d'oca quando su un certificato leggo anno di emissione Alessandro Magno 336-323 a.C. Cioè questa moneta viene coniata durante l'epopea del grande Alessandro il Macedone. Viene infatti coniata con la zecca di, nella zecca di Anfipoli, regno di Macedonia, sul diritto la testa giovanile di Eracle, che andiamo a vedere, vi si vestita dalle fauci aperte del Leone, null'altro è, secondo gli storici, il volto stesso di Alessandro Magno, l'immagine stessa di Alessandro Magno che viene riportata sul diritto di, una, di questa moneta. Moneta in una condizione di qualità fantastica, un 35%, ha una richiesta piccola piccola, 1810 euro. Il lotto numero 4, ma la sorpresa enorme ce l'avrà, oltre che sulla meravigliosa presenza scenica di questo Alessandro Magno, sul rovescio, perché il rovescio mi porta a vedere, poi appena poi Alberto me la vai a mostrare, un particolare veramente inedito. Io non l'avevo mai visto, ve lo dico con tutta sincerità. Ancora un attimo, ci concentriamo sulla pienezza, sulla fierezza. 25 mm, 2,5 cm e mezzo, è enorme, pesa 17 grammi, veramente pesante. Ma guarda il rovescio cos'è, vieni con me. Eh? Eccolo qua il rovescio. Vedete che cosa abbiamo sul rovescio? Abbiamo Zeus, abbiamo Zeus, Zeus a figura intera. Seduta sullo, seduto su questo trono, senza schienale, con la, la, la mano, il braccio sinistro con lo scettro. L'aquila, la famosa aquila, stasera ne abbiamo parlato tanto, sul braccio e poi eccola qua, un gallo, un gallo, un galletto ai piedi di Zeus, un significato chiaramente di tipo sacrificale, ma che mai avevamo visto su una moneta di Eureka. Questo cosa dimostra? Dimostra che si tratta di manufatti unici, il bello delle monete antiche è che... Lasciamo stare la rarità, lasciamo stare la qualità In questo momento parliamo di elementi prettamente estetici Questi sono manufatti Il bandiere rovesciate è un 500 lire Cognato in mille pezzi, tutti uguali Ovviamente Lo stesso il fascione, lo stesso il fascetto Poi c'è la qualità che a oggi può essere più alta o meno alta Ma sempre è comunque uguale Questi sono manufatti battuti a mano, 2000 anni fa, 2200-2300 anni fa. E quindi abbiamo visto presenze differenti. Andiamo a vedere per curiosità sul catalogo eh, quella che comunemente viene proposta. E allora regalarsi questa moneta di, di Eracle è qualcosa di, di veramente interessante. La, la richiesta è davvero molto bassa. Eccolo qua. Guarda, ti faccio, te la faccio vedere qua. Questo è quello che noi abbiamo classificato. Eccolo qua, lo Zeus, l'aquila. Ma di Galletti non n'è la minima ombra. Davvero una moneta che eh, può soddisfare il piacere di possedere una moneta di Alessandro Magno. E qui l'altro aspetto importante. E dove lo si capisce che è Alessandro? Beh, l'abbiamo detto nella data di coniazione, nel periodo, nell'immagine riflessa di Eracle, di Eracle, di, di Ercole, sul diritto, ma anche sulla firma. mente è firmata Alexandros. Quindi, eh, davvero, non voglio banalizzare perché non è proprio il caso, ma immaginate eh, regalarla a uno che si chiama Alessandro, o vi chiamate Alessandro? Avete un figlio, un nipote? Eh, no. cioè, si parla sempre di regali sotto cioè, ma Fai un regalo. Tanto ormai siamo abituati, ci sono mille occasioni per fare un regalo. Io dico sempre: i primi a cui pensare siate voi stessi, Regalate a voi stesse queste meraviglie. Quando ci sono queste caratteristiche, questi elementi caratterizzanti e il prezzo è invariato, allora 1810 non confermi questo Eracle. È un po', un po' sbagliato, è un po' tanto sbagliato. Un po' tanto sbagliato, le altre ehm, elementi. Sono, mamma mia, ho visto il tempo che, che scorre velocemente. Allora, io ho una serie di non-sensi stasera. Cosa sono i non-sensi? Sono le monete che non capisci, non capisci quando non ci sono, non c'è attenzione da parte vostra. E sono qua, le ho raccolte. Tanto in questi 10 minuti a questo punto faccio una cosa diversa dal solito. Guarda, pulisco il tavolo stai su questo Everclear pulisco il tavolo tolgo di mezzo tutto e mettiamoli qua comunque a disposizione togliamo di mezzo questi i sesterzi non li avete scelti con la dea moneta sul sesterzo ma va bene ma io ho il non senso in queste in questo espositore vieni allora ospiti cari dice ma io a mezzanotte e 11 cosa devo fare Lorenzo? Una chiamata e bloccare. Dice ma quale? Tutte? Oh, ma sei impazzito, no, non sono impazzito perché bloccare una moneta in più significa solo essere nella condizione migliore di visione. Allora io e non, non so se riesco a ripetere una simile ricchezza di offerta di monete d'oro il 50 lire del cinquantenario tu adesso Enrico lavori con me con la telecamera, di, con le immagini che abbiamo registrato l'otto 13, perché voglio che si vedano bene a 3960 70% di qualità 1911 cinquantesimo anniversario del regno d'Italia ti manca, la prendi hai due figli, devi fare due collezioni la prendi non la mancare un istante se hai anche il rovescio lo fai vedere di default questo è l'813 non senso grave errore tutte queste monete che vi sto descrivendo adesso è errore non confermare c'è il bandiere rovesciate, allora è un altro campionato si è chiarito ok 100 lire fascio l'815 1923 primo 100 lire commemorativo cognato in italia ne hanno due in realtà, questa è la vetta d'Italia 60% di qualità 4.425 euro moneta da valutare con la V maiuscola ma allora uno potrebbe dire ma allora tutte, le chiamo, chiamo per tutto valuto tutto non è tanto lontano dalla realtà Chiaro, valuta, scegliete le cose che sono più compatibili alle vostre collezioni e alle vostre opportunità di scelta, ma approfittate di questo vantaggio, non faremo le dirette, altrimenti cosa farei io? Molto più facile, venerdì pomeriggio registro tre ore di trasmissione con quello che ho e lo faccio girare, però quando poi voi chiamate magari la roba che vedete è già venduta, ecco perché la diretta è fino a mezzanotte, il telefono è aperto, non vi preoccupate, non disturbate, anzi. Andiamo a vedere la prossima, 100 lire fasce. L'abbiamo vista, l'80 lire di Carlo Felice, quell'ultima lì a destra che ho maneggiato con, con piacere perché è una moneta troppo bella. Il lotto numero 12, scusate, ehm, 11 al 40% di qualità. Una moneta che, e queste sono le prime monete in cui ci si innamora quando si approccia il mondo delle monete d'oro del Savoia dell'Ottocento. Perché una grande moneta pesante, qua vale. Il peso di quattro Marenghi, fatevi il conto, è ehm, quasi 30 grammi d'oro. 80 lì è l'ultimo. Tanto con quell'ancoretta zecca di Genova eh, i liguri dovrebbero saltare sugli attenti per dire: Mi manca, lo prendo addirittura con, con l'aquiletta a 2-4 del 27, stupendo. E poi il fascetto, i collezionisti di Marenghi diceva Ma io. Lorenzo, ho fatto una scelta. Sto collezionando i Marenghi, non posso prendere tutto. Hai preso già i Marenghi di Vittorio II, hai preso Umberto, hai preso Carlo Alberto, Carlo Felice, magari già Napoleone. Fa il salto, comincia con un Marengo di Vittorio Emanuele III. Questo è il fascetto, tra l'altro. E qui l'indicazione anche sensoriale: l'ultimo Marengo cognato in Italia, l'ultima volta che si fa una metà da 20 lire. Non circola, ma sta di fatto che comunque ha le caratteristiche di un Marengo. L'ultima volta. 4.000 euro al 50% di qualità. E poi l'incomprensibile nell'incomprensibile, il 50 lire littore del 32. Guarda, fammi una cosa: perché questo te lo voglio? Ma lo facciamo anche in tempo. Perché volevo far vedere questo, questo dettaglio che magari insieme non si vedeva. Se lo riesci a zoomare al massimo. Il 50 lire del 32 e il 100 lire del 31, vale a dire la coppiola del 31 come viene chiamata, con la caratteristica unica e vi mando quella che il 50 lire se lo scegli è del 32. Dice, ma cosa vuol dire Lorenzo? Vuol dire che noi non facciamo differenza di prezzo sugli anni, ma sicuramente il 32 anno decimo è più raro del 31 anno nono. Eh, questa sera ce l'ho. Ce l'ho all'80%. Adesso lo guardiamo singolarmente perché esplode nel teleschermo. E ha una richiesta, amici miei, di 980 euro, meno di 1000 euro. Una moneta d'oro autentica, di peso. Eh? Questo lo dico anche per gli amici, magari che ci seguono per la prima volta. Comunque sono 20,5 mm, 4 grammi e 4 d'oro. Quindi non stiamo scherzando. Ma qui c'è la rarità. L'abbiamo parlato. L'ultima moneta d'oro da 50 lire che circola in Italia, a 9,80. Questo è il 50 lire elettorale, vedete, 32 con la X, che sta a indicare l'anno decimo, anno decimo dell'era dell fascista, da quando partiva quell'era fascista, dal 22, 22-32, e il diritto di questa moneta regala un ulteriore eh, bellissimo ritratto di Vittorio Emanuele III, all'80% di qualità in quello che è il nostro meraviglioso 50 lire littore. A questo punto andiamo a vedere anche il 100 lire del, della stessa serie, e un 100 lire cosiddetto Italia Suprora e del 31 e si presenta anch'esso in qualità 80 per cento 80%. Amici, chiamate fino all'ultimo, perché noi siamo qui fino all'ultimo. All e non mancate l'appuntamento con le grandi monete, soprattutto quando hanno quotazioni e qualità così interessanti. Abbiamo il 100 lire del 31? Vediamolo pure. Vediamolo pure. Guarda che cos'è. Mettimi anche il prezzo che stiamo in chiusura. Fantastico, 80%. Prossimo al conio. 100 lire, 1931. Questo è l'altro mio grande cruccio di questa sera. E grande crucio di questa sera per quanto riguarda le monete d'oro. Poi devo sgridare davvero, ma non faccio il nome, ma il suggerimento arrivi a chi ha confermato il 20 di Equadriga, a chi ha confermato le banconote, a chi ha confermato la serie Impero completa. La serie è impero completa, è qui, vieni in diretta, dai! Facciamo una una da mezzanotte meno due si può fare anche solo questo, questo giochino è, è assolutamente completa in qualità 90, 75, 75, 80, tutta completa scontata da 3,840 a 3,750. E che cosa state aspettando? Poi le comprerete queste monete perché nell'album di regno vi manca la serie impero. Avete preso il 20 lire della quadriga, vi mancano le, le monete più diciamo più comuni. Ma attenzione, poi le volete belle. E se le volete belle, poi vi ricordate di questi 80-di questi 90%. Allora, se ne avete già qualcuna, il problema è Lorenzo. Ma io la lira l'ho presa perché già Marco perché già eh, Andrea me l'hanno presentate, ma se non ce le hai, e quindi chiama per quella che ti manca. Ma se non ce l'hai tutte quante insieme, tutte quante insieme, ma senza dubbio, senza pensarci un istante, senza pensarci un istante. Questa non avrà la lucentezza dell'oro, ma credetemi alla profondità e l'importanza di tutte le grandi monete da collezione. però, 40 secondi. Mamma mia, allora non corriamo in chiusura. Eh, vi do appuntamento con me lunedì prossimo alle 21 per la consueta serata numismatica eh, venerdì in compagnia direi di Walter Moi con l'altro appuntamento numismatico domani sera per chi ama i francobolli mi raccomando alle 9 e mezzanotte in compagnia di Massimiliano Manfinato io ripeto vi ringrazio tante chiamate io lascio sempre il centralino acceso per ancora un quarto d'ora 20 minuti perché tanto dobbiamo sistemarci e voi potete anche magari chiamare se avete qualche riflessione da fare a trasmissione completata. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, buonanotte e come sempre sogni d'oro.